E benvenuti a tutti. Allora, questa sera, anzi, questo pomeriggio, perdonatemi, sono sempre abituato ad andare in live di sera e mi stavo confondendo anch'io. Comunque sia, questo pomeriggio avremo un dibattito sulla MMT. Qualche mese fa abbiamo avuto la possibilità di intervistare il professor Roberto Graziani, il quale è intervenuto sulla MMT insieme a tanti altri di noi. Quindi questa sera, questo pomeriggio, scusate ancora, avremo Matteo Fatale, Marco Cattaneo e Francesco Chini che appunto ci proporranno il tema. In questo caso partiremo con Francesco Chini che presenterà il tema per un quarto d'ora circa. Dopodiché seguirà una controargomentazione di Fatale di 5 minuti. Successivamente risponderà a questa controargomentazione Marco Cattaneo. Al fine di questo ciclo, diciamo, la live prenderà la piega di un confronto fra Fatale e Cattaneo, 5 minuti a testa. Fino a diciamo alle 17:40 circa, a cui seguiranno 10 minuti di conclusione da parte di Cattaneo e poi alla fine da parte di Fatale, o a seconda di come siamo arrivati in quel momento lì. Insomma, niente di diverso. Penso che sia un'occasione utile per confrontarsi di nuovo su questo tema. E quindi io mi taccio e lascio la parola a Francesco Chini. Quindi benvenuti a tutti intanto. Un caro saluto anche da parte mia. Questo appuntamento, io faccio parte dell'associazione Sottosopra, coorganizzatrice di questo appuntamento con Economia Italia, che ringrazio per l'opportunità e la disponibilità. Appunto, come ha detto Umberto, io farò una breve introduzione. Prima di passare appunto alla mia presentazione vera e propria, vorrei raccontarvi di un avvenimento storico, studiato e conosciuto appunto dagli storici, di cui cioè abbiamo contezza molto precisa, ossia la monetizzazione della Sierra Leone da parte dell'esercito britannico. Siamo nel 1800, epoca coloniale. In Sierra Leone non c'è sistema valutario. Ossia, siamo in un'economia basata sul baratto. C'è chi pesca, c'è chi coltiva, donne anziane svolgono le loro funzioni in questa struttura socio-economica e, punto importante, il fenomeno della disoccupazione non è conosciuto. Ossia, non esiste il fenomeno della disoccupazione in quel tipo di economia. Arriva l'esercito britannico, gli inglesi in Sierra Leone vogliono costruire piantagioni di caffè. A questo punto, per l'esercito britannico si pone un problema, cioè che gli abitanti locali della Sierra Leone non hanno alcun interesse ad andare a lavorare nelle piantagioni di caffè degli inglesi. Così l'esercito britannico risolve la soluzione in modo ingegnoso, ossia viene introdotta una valuta coloniale da parte dell'esercito britannico sotto forma di carta moneta, chiamiamola corona. E contestualmente all'introduzione di questa carta moneta viene introdotta anche un'altra cosa mai vista prima in Sierra Leone, una tassa da pagare esclusivamente in corone all'esercito britannico, cioè la tassa sulla capanna. O tu mi paghi la tassa sulla capanna, oppure io, esercito britannico, arrivo e ti brucio la capanna. Gli abitanti locali rimangono un attimo interdetti, non sanno bene cosa fare. Ma poi capiscono come fare per procurarsi questa carta moneta con cui pagare la tassa sulla capanna, cioè andare a lavorare per gli inglesi nelle piantagioni di caffè. E così è stata monetizzata la Sierra Leone. Così è stata monetizzata la Sierra Leone. Ora, analizzando la sequenza degli scambi, ora analizziamo un attimo la sequenza degli scambi. Prima l'esercito britannico emette ex nihilo questa carta moneta, la quale in sé è priva di valore. Questa carta moneta entra in circolazione pagando la manodopera locale necessaria agli inglesi e poi solo a quel punto l'esercito britannico ritira parte di quella carta moneta per mezzo della tassazione. Quindi prima questa carta moneta viene emessa e poi in un secondo momento essa viene ritirata per mezzo della tassazione. Questo tipo di eventi storici, ossia il processo di monetizzazione in un'economia, come vi ho appena raccontato, è riscontrabile in più e più casi, in diverse aree geografiche e in differenti momenti storici. Numismatici e storici, quali Alexander Delmar o il grande medievalista francese Fernand Braudel, ne parlano spesso nei loro testi.
E si sono reso conti che, come quello che vi ho appena raccontato sulla Sierra Leone, divergono profondamente rispetto alla tradizionale storiella del baratto, che di norma ci viene raccontata nei testi mainstream di economia. Ad esempio, quando crolla l'impero romano, intere regioni dell'ex impero ritornano al baratto. Quindi vediamo che in assenza di un potere politico centrale, il baratto ritorna. Ripeto, l'incontrario di quanto di norma illustrato nei testi mainstream di economia. E questa differenza non è da poco, perché se il fenomeno della moneta è spontaneo, allora il compito dello Stato è quello di adeguarsi ai mercati, ossia cercare di rispettare una cosa che è fondamentalmente privata. Se invece la moneta è politica, allora ciò dà una responsabilità in più allo Stato, ossia di gestirla per il bene comune. Ecco, adesso, dopo questa brevissima introduzione, passo più nello specifico alla mia presentazione. Vedo di condividere lo schermo. Vediamo. Ok, condividiamo lo schermo. Benissimo. Allora, un attimo che metto qua la presentazione. Modalità schermo intero. Ok, mi vedete? La vedete la presentazione? Ma No, mi hai vediamo dato sempre te. ok? Mi hai dato ok perché a me non è arrivata alcuna richiesta. Devi fare share da qua sotto. Da Ah, scusa. sotto. Aspetta, Devi proprio da StreamYard fai share e fai share No, screen e perché, anche vai. allora, condivi, annulla. Vediamo, perché, allora, io, no, perché ho allora, share screen, giusto? Share Sì, da screen. qua Ok, sotto. Sì, da StreamYard, dal tuo poi browser. viene fuori però scritto, il mio schermo intero, no, vedi, finestra dell'applicazione. Oh, mamma mia. Allora, StreamYard. Ma il mio Magari schermo, io voglio condividere, vabbè, condividi anche audio. Umberto, condividi tu magari e Francesco parla Va su così. bene, possiamo fare anche così, nessun problema. Ok. Allora. Umberto, scusa, ci hai detto la mia presentazione eventualmente? Dovrei avercela se me l'ha inviata. Sì, Sì, ci sto sì, sì. pure la mail, magari la prendo io, aspetta. Ok, aspetta un secondo, perché io ho tre link. Ok, trovata. Perfetto. Eccola qua. Trovato a condividere subito. Ok. Tutto. Ok, è questa? Vediamo. Sì, sì, è sopra, sopra. Ok, Perfetto. avanti. Cioè, Ok. vai a quella successiva. Ancora? 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 Ok, qua, questa qui. La faccio Ok, iniziare da qui. Dai, MMT e va buoni bene. sconto fiscale. Ok, allora, l'appuntamento di oggi appunto si chiama l'MMT e i buoni di sconto fiscale, cioè noi oggi tratteremo l'MMT non solo dal punto di vista meramente teorico, bensì anche in riferimento a una possibile applicazione dell'MMT per quanto riguarda gli stati che adottano l'euro quale propria valuta, cioè l'Italia. Questa applicazione si chiama appunto buoni di sconto fiscale, che appunto è un modo per adottare degli elementi della parte prescrittiva dell'MMT, di cui dopo Marco Cattaneo ci parlerà meglio. Allora, l'MMT, scuola economica che ha ormai più di 25 anni, nel senso che il primo testo venne pubblicato nel 1993, Staff Currency Economics, a cura di Warren Mosler. Ok, passiamo alla slide successiva. Ok, allora partiamo da spiegare un po' il nome, cioè questo Modern Money Theory, e che in realtà è una citazione dal Trattato sulla moneta del 1930 di John Maynard Keynes, dove c'è questa frase: sono almeno 4.000 anni che tutti gli stati moderni hanno avuto la facoltà di decidere cosa moneta e cosa non lo è. Cos'è moneta e cosa non lo è? Ma forse questo significa che la MMT descrive
ogni tipo di economia valutaria, ogni tipo di economia monetizzata. Slide successiva. La risposta è sì. L'MMT offre la comprensione di come operi un sistema monetario a prescindere dal fatto che i mezzi di produzione, capitale, siano di proprietà privata, capitalismo, statale, socialismo, o che non siano affatto di proprietà, comunismo, come qui afferma Bill Mitchell, fondatore dell'MMT insieme a Warren Mosler. Prossima slide. Ecco, qui abbiamo una citazione di Joe Weisenthal di Bloomberg per iniziare a capire cosa significa ragionare in termini MMT. Allora, l'MMT interpreta la spesa pubblica come sempre basata sul finanziamento monetario. Questa è la chiave. Non è importante che i deficit siano alti o bassi, se i tassi di interesse siano lo 0-5%, se la Federal Reserve stia acquistando titoli o stia riducendo il proprio bilancio. La MMT afferma che un paese come gli Stati Uniti, che emette e spende la propria valuta, finanzia sempre la spesa allo stesso modo, creando denaro. Questo è vero ora, come lo era anche ai tempi dei surplus dell'era di Clinton. Pertanto, il modo di vedere la sostenibilità di spesa normalmente utilizzato, come ad esempio il livello del deficit o il rapporto debito-PIL, non è utile. Invece, secondo l'MMT, i principali limiti alla spesa sono o di tipo politico, ossia come i nostri rappresentanti istituzionali decidono di allocare il denaro, e soprattutto reali. Perché se c'è una scarsità di risorse reali, noi probabilmente rischiamo di subire dei fenomeni di tipo inflattivo. Inflazione per l'MMT è l'indicatore che la spesa non sia sostenibile, non parametri finanziari scelti in modo arbitrario. Se puoi scorrere un po' in giù, così vado avanti a leggere, perché sennò non me la ricordo. Ok, pertanto, quello che il governo dovrebbe fare in riferimento alle proprie finanze non è fare cose tipo il pareggio di bilancio, ma conseguire il pieno impiego. Inoltre, secondo l'MMT, è la politica fiscale e non la politica dei tassi di interesse a essere vista come strumento primario per conseguire il pieno impiego e la stabilità macroeconomica. Ok, slide successiva. Ecco, queste parole di Joe Weisenthal di Bloomberg hanno eco in questo articolo della professoressa Stephanie Kelton, pubblicato il 7 aprile su il New York Times, che così si conclude. Se Congresso e Casa Bianca vogliono davvero svolgere un servizio responsabile, utile sia alla società sia al mantenimento del potere d'acquisto del dollaro statunitense, allora, piuttosto che focalizzarsi su dove andare a reperire nuove entrate fiscali, dovrebbero concentrarsi anzitutto sulla offerta di quanto sia esattamente necessario in termini di risorse reali per sistemare la rete elettrica nazionale, rimettere in sicurezza tutti i ponti presenti sul territorio nazionale, fornire retribuzioni dignitose a tutti coloro che prestano assistenza verso anziani, bambini e in generale verso chi non è autosufficiente, ammodernare la rete ferroviaria, permettere a ogni casa l'accesso all'acqua potabile e alla banda larga. Quanta gente è necessario impiegare per realizzare tutto questo? Quanto acciaio, cemento, cavi in fibra ottica sono necessari? Quanto equipaggiamento meccanico, gru, scavatrici servono? La lista è lunga. Queste sono il tipo di domande che dovremmo porre ai nostri rappresentanti istituzionali e che loro dovrebbero porsi, e non dove trovi i soldi per fare tutto ciò. Ecco, quindi, diciamo, da queste parole cominciamo a capire che l'MMT rivede un po', diciamo, i perimetri finanziari dello Stato, e quindi, diciamo, può permettere di disporre di maggiore spazio fiscale. Che cosa significa una cosa del genere, per esempio, riferita all'Italia? Slide successiva. Significa, ad esempio, che cessano i presupposti per l'esistenza della tassa più dannosa mai pensata, l'IVA. Il governo saprà che la ricchezza reale di un paese sono i beni e servizi che il settore non governativo produce e si scambia. Non esiste bene superiore in economia. Perciò l'IVA, che penalizza fortemente proprio questa produzione e questi scambi, va eliminata.
Essa colpisce al cuore l'economia e impoverisce e ci impoverisce direttamente e su base permanente. Inoltre essa è, fatto ancora più grave, una forma di tassazione regressiva, colpisce con maggiore incidenza relativa i redditi più bassi rispetto a quelli più alti. Questo brano, tratto da MMT per l'Italia, testo del 2012, scritto da, dai professori Alan Parguet e Matthew Forstater in collaborazione con Warren Mosler. Praticamente i buoni di sconto fiscale, di cui dopo ci parlerà Marco, sono un modo per ottenere diciamo degli effetti paritetici sull'economia, poi dopo però Marco ci spiegherà meglio in che modo. Slide successiva. E adesso finalmente possiamo arrivare a descrivere quali sono gli assiomi fondamentali dell'MMT, ok? E che io ho suddiviso in 5 punti. I primi 4 sono più di tipo descrittivo, mentre il 5° è più di tipo prescrittivo. Allora, punto primo, ve li leggo velocemente e poi andiamo ad analizzarli uno per uno. La valuta è credito fiscale. Punto secondo, la valuta è monopolio pubblico. Punto terzo, la causa della disoccupazione, ovviamente qui per disoccupazione si intende involontaria, risiede nella restrizione di accesso, cioè la tassazione, al monopolio, cioè la valuta, attuata dal monopolista dell'emissione valutaria, cioè il settore pubblico. Non vi preoccupate, poi dopo vediamo bene cosa significa. Punto quarto, le esportazioni sono il costo reale della produzione. Ma questo significa che c'è qualcosa di sbagliato nelle esportazioni? No, poi lo vediamo meglio. Ecco, questi 4 punti, ribadisco, per l'MMT sono punti puramente descrittivi, cioè descrivono, cioè è il modo che ha l'MMT per descrivere il sistema per come esso è già oggi, secondo l'MMT. Il quinto punto è invece più di tipo prettamente prescrittivo, ossia che le valutazioni sugli atti di spesa pubblica vanno realizzate sulla base di stime e riferimento anzitutto all'impatto inflattivo di tali atti di spesa e non come avviene oggi. Umberto, scusa, puoi fare scorrerla un attimo in giù? Perché non la vedo. In riferimento all'impatto sul deficit pubblico e sul debito pubblico. Ok. Ovviamente voi immaginatevi cosa significherebbe questo per dire nella situazione italiana, dove ogni volta gli uffici tecnici della ragioneria dello Stato eccetera eccetera, la prima cosa che fanno è vedere l'impatto sul deficit pubblico e sul debito pubblico e non quello inflattivo. E infatti è su questo che tra l'altro la professoressa Stephanie Kelton all'epoca, quando era capo economista presso la commissione bilancio del Senato degli Stati Uniti, si lamentava particolarmente, ma vedremo meglio dopo. Passiamo al primo punto, che è la slide successiva, cioè la valuta come credito fiscale. Ecco, qui ho messo una citazione tratta da La ricchezza delle nazioni del 1776, dove Adam Smith afferma: un sovrano che promulgasse l'obbligo di pagare una determinata proporzione delle tasse in una tipologia di moneta cartacea conferirebbe in tal modo un valore certo a quella moneta. Ecco, ricordatevi un po' quello che vi dicevo all'inizio sulla Sierra Leone. In quel caso, appunto, la valuta viene introdotta e viene utilizzata per quale motivo? Cioè, che cos'è? Una specie di titolo per pagare, appunto, quella che era la tassa sulla capanna. Quindi questa qualità di credito fiscale della valuta non è, diciamo, una caratteristica specifica dell'MMT, cioè è già presente nella letteratura economica e il primo ad avere individuato questo aspetto è stato già Adam Smith più di 300 anni fa nella Ricchezza delle Nazioni. Passiamo alla slide successiva. Ecco, in questa slide vediamo le caratteristiche della valuta secondo la MMT, che sono 4. Allora abbiamo le prime 3 classiche normali della moneta che conosciamo tutti, cioè unità di conto, mezzo di scambio e pagamento, riserva di valore, alla quale appunto si aggiunge questa 4ª, cioè la qualità di essere credito fiscale. Tra l'altro questo aspetto, poi io lascerò questa slide quando finisco di parlare, in modo tale che poi dopo eventualmente Marco ci torni su nella sua parte, così che faccia un paragone tra le caratteristiche della valuta secondo la MMT e le caratteristiche dei buoni di sconto fiscale. Ok, passiamo alla slide successiva. Ok, altro punto, la valuta come monopolio pubblico.
Allora, noi abbiamo visto che la valuta, una delle caratteristiche della valuta è quella di essere un credito fiscale. La caratteristica della valuta di essere credito fiscale ci permette di notare come esista un fornitore unico di ciò che è richiesto per assolvere agli obblighi fiscali. Il settore pubblico, il quale impone gli obblighi fiscali, è questo fornitore unico. E in quanto fornitore unico, si tratta di un monopolista. Il settore pubblico è dunque monopolista dell'emissione valutaria e la valuta è l'oggetto di tale monopolio. Vabbè, andiamo allora alla slide successiva. Che questo significa, ecco qua, e finalmente siamo arrivati al punto centrale. Guarda Umberto, se me la puoi restringere un attimo, perché questo qui è il punto, ecco sì, questa è l'MMT, cioè quando voi avete presente l'MMT, ok, dovete immaginare questa slide, ok, dove possiamo vedere un aspetto, diciamo, verticale, ok, sull'asse verticale, che l'MMT chiama transazioni verticali, e poi un altro aspetto sull'asse orizzontale, che l'MMT chiama transazioni orizzontali. Questo è il punto centrale dell'MMT, cioè quando voi sentite parlare di MMT dovete avere presente questo schema, perché questo è lo schema che sintetizza l'MMT. Allora abbiamo in alto il settore pubblico, composto da Tesoro e Banca Centrale, poi al centro abbiamo il settore non pubblico, composto in sostanza da tutti gli altri agenti economici, a destra abbiamo il risparmio, quindi le riserve, i titoli di Stato, i depositi bancari, e a sinistra abbiamo debito-credito, ossia quello che gli economisti circuitisti chiamano moneta endogena. Tutta la parte, diciamo, dell'asse orizzontale è esattamente il circuito monetario, come già descritto, per esempio, non so, da Augusto Graziani, per citare un economista del circuito monetario. La parte, diciamo, più specifica dell'MMT sono le transazioni verticali. E notate come, appunto, il settore pubblico emette la valuta attraverso un atto di spesa, appunto la spesa pubblica. E in questo modo la valuta entra nel settore non pubblico, il settore non pubblico in cambio al settore pubblico fornisce manodopera, beni e servizi, come abbiamo visto all'inizio, no? col racconto della Sierra Leone. E poi cosa succede? Che c'è la tassazione. La tassazione drena denaro dal sistema economico. Notate che la tassazione dove finisce? Nel cestino. Cioè lo Stato non tassa per reperire delle risorse finanziarie. Cercate di vederlo in questo modo. Immaginate voi che dovete andare ad un teatro, no? Ad assistere a uno spettacolo teatrale. Quando arriva, dovete procurarvi i biglietti teatrali. Quindi il teatro deve aver prima emesso i biglietti. Il teatro deve aver messo prima i biglietti affinché voi possiate reperirli. Quando voi andate in teatro ed entrate in uno spettacolo, vi ritirano questi biglietti. Che cosa fa quello che ritira questi biglietti, dei biglietti che vi ritira? Li strappa, mica li colleziona. Ecco, qui il concetto è lo stesso. L'abbiamo già visto prima col discorso della Sierra Leone, l'abbiamo visto adesso sintetizzato in questo schema. Slide successiva. Ok, e adesso finalmente possiamo comprendere il terzo punto che avevamo visto prima, che era un po' criptico, non si capiva, cioè la causa della disoccupazione, che come abbiamo visto prima con l'esempio della Sierra Leone, prima dell'introduzione del sistema valutario, non esisteva questo fenomeno. La causa della disoccupazione risiede nella restrizione di accesso, cioè la tassazione, che appunto agisce come una restrizione di accesso, al monopolio, cioè la valuta attuata dal monopolista dell'emissione valutaria, cioè il settore pubblico. Cioè il settore pubblico ha queste due valvole, ok, per controllare il livello di denaro nel sistema, o meglio, sì, beh, possiamo dire così, ok, cioè la spesa pubblica prima e poi dopo subito sotto la tassazione. Quindi, come qui dice Mosler, la causa della disoccupazione è, per come è strutturato il sistema, la tassazione. A questo punto quindi viene fuori una considerazione, e cioè, come appunto dice ancora Mosler qui sotto, lo Stato che non garantisce la possibilità di lavoro ma obbliga a pagare le tasse è uno Stato tiranno. Non so, mi chiedo, ma oggi nel 2021 in Italia lo Stato garantisce il lavoro? Non lo so, lo lascio come domanda.
Andiamo alla slide successiva. Ecco qua. E qui c'è la risposta che propone l'MMT per fare in modo che appunto il sistema sia meno tirannico, ossia il lavoro garantito, cioè quello che Ayman Minsky chiamava impiego di ultima istanza. Il problema politico è creare una strategia di piena occupazione che non provochi instabilità, inflazione e sottooccupazione. Lo strumento principale di tale strategia è la creazione di una domanda infinitamente elastica per la forza lavoro ad un salario minimo che non dipenda dalle aspettative di profitto di lungo e breve periodo di business. Dato che i governi possono offrire occupazione a prescindere dalla profittabilità dei lavoratori assunti, questa domanda infinitamente elastica di forza lavoro deve essere creata dallo Stato. Andiamo alla slide successiva. Ed ecco quindi come descriviamo l'idea di base, cioè trattare i disoccupati come trattiamo le banche. Così come per le banche esiste il credito di ultima istanza, che serve per occuparsi della stabilità finanziaria, e abbiamo un agente, cioè la banca centrale, no, che si occupa di garantire questo, la stabilità finanziaria, così deve esistere l'impiego di ultima istanza al fine di garantire la piena occupazione e quindi la stabilità economica del sistema nel suo complesso. Andiamo alla slide successiva. Ed ecco qui, sintetizzato un po' il lavoro garantito. Allora, a sinistra abbiamo la struttura retributiva del lavoro garantito, che è suddivisa su tre livelli. Abbiamo 18 dollari. Guarda, se la puoi far scorrere leggermente in basso, la slide. Ok, perfetto. Abbiamo quindi 18 dollari per i lavoratori, diciamo, unskilled. Questo è riferito ovviamente agli Stati Uniti, no? 15 dollari per i lavoratori unskilled, scusate. 18 dollari per i lavoratori semi-skilled. 21 dollari per i lavoratori skilled, ok? Quindi praticamente cosa abbiamo? Abbiamo il settore pubblico che garantisce a tutti i cittadini l'accesso a un impiego fornito da esso stesso, in collaborazione, insomma, adesso sarebbe difficile stare qui a spiegare come si struttura questo, a un salario predeterminato. Allora qualcuno potrebbe dire, ma cos'è sta roba qui, tipo l'Unione Sovietica? No! Infatti vediamo qui sulla destra come il sistema cambierebbe. Noi vediamo qui l'attuale sistema, dove appunto abbiamo in basso i lavori, cioè gli impieghi pubblici, come conosciamo, cioè quegli impieghi utili per far funzionare la macchina statale. Poi l'impiego del settore privato e i disoccupati. Come cambierebbe questo sistema con l'introduzione del lavoro garantito? Che quello che Karl Marx chiama l'esercito industriale di riserva diventerebbe un vero esercito industriale e quindi i disoccupati passerebbero ad essere a far parte del lavoro garantito. In che modo quindi funzionerebbe questo bacino di impiego? Questo bacino si espanderebbe e si contrarrebbe a seconda dell'andamento economico. Quindi, ristabilito il livello ottimale di domanda aggregata, a questo punto il bacino di impiego del lavoro garantito si restringerebbe, in quanto a quel punto il settore privato tornerebbe ad assumere. Abbiamo qualche esempio al mondo di questa cosa qui? Nel senso che in India esiste il Mahatma National Rural Employment Guarantee Act, che impiega 100 milioni di persone, che è un programma di lavoro garantito solo a livello rurale, fatto con un sacco di restrizioni di accesso, perché puoi lavorare solo 100 giorni all'anno, perché solo per le aree rurali, perché può entrarci solo un membro per famiglia. Però cosa è successo? Quando è scoppiata la crisi in seguito alla pandemia, in questo programma sono passati da esserci 60 milioni di lavoratori a esserci 100 milioni di lavoratori. Cioè, mentre venivano espulsi i lavoratori dal settore privato, questi venivano assorbiti dal programma, in modo tale che questi lavoratori continuassero ad avere una continuità di reddito. Queste famiglie, milioni di persone in India, sono riuscite a sopravvivere grazie alla presenza di questo programma. E infatti anche il governo Modi, col cavolo che ha pensato di eliminarlo, questo programma. Ripeto, è molto parziale, non è come lo vuole l'MMT, però ha funzionato come dice la MMT, cioè si è espanso in un momento di crisi. Andiamo avanti, slide successiva. Sì, Francesco, io non voglio interromperti, però se riusciamo un pochino a stringere. Guarda, okay. Allora andiamo avanti. Siamo quasi a 33 minuti. Saltiamo anche questa slide. Saltiamo, andiamo avanti. Penso che andiamo la situazione la conosciamo un po' tutti, quindi andrei... Sì, andiamo avanti. Ok, siamo qua.
Quindi diciamo l'ultimo punto, quello delle esportazioni, anzi il penultimo, scusa, le esportazioni sono il costo reale della produzione. Leggo molto velocissimamente, cioè le esportazioni sono importanti in quanto ovviamente, cioè in termini aggregati, secondo la MMT, le esportazioni sono ciò che permette di pagare le importazioni. La MMT riconosce che il lavoro sia un costo reale e un fattore di produzione e non un vantaggio economico come comunemente si ritiene. Allo stesso modo, le esportazioni sono costi economici reali e le importazioni sono benefici economici reali. Di conseguenza, si persegue più efficacemente l'interesse collettivo ottimizzando i termini reali di scambio commerciale con politiche che promuovano quante più importazioni sia possibile ottenere per un dato livello di esportazioni, cioè termini reali di scambio. Esempio molto grezzo: io Italia produco una borsetta, tu Germania in cambio di questa borsetta mi dai una Mercedes. In questo caso termini di scambio reale commerciale buonissimi. Se tu Germania mi dai due Mercedes in cambio di una borsetta, i termini di scambio sono ancora meglio. Ecco, quando io avevo visto il video che avevate fatto la volta scorsa, la Simona Ferrero si chiedeva: ma dov'è la competitività nella MMT? Perché io non ce la vedo. È qui la competitività. Cioè quello che normalmente noi diremmo produzione di beni e servizi a più alto valore aggiunto. Solo che l'MMT usa questa locuzione, cioè l'ottimizzazione dei termini reali di scambio, che appunto secondo l'MMT deve essere il punto in cui tutto il sistema economico va parametrato. Lascio a voi di definire in che modo. Andiamo alla slide successiva. Ecco, questo era il punto, diciamo, più prescrittivo, ossia le valutazioni sugli atti di spesa pubblica vanno realizzate sulla base di stime in riferimento anzitutto all'impatto inflattivo di tali atti di spesa e non, come avviene oggi, in riferimento all'impatto sul deficit pubblico e sul debito pubblico. Ecco, questo è importante da dire, perché spesse volte si sente dire che la MMT è per il debasement della valuta, eccetera, eccetera. Come vi dicevo prima, la professoressa Kelton, come economista capo della Commissione Bilancio del Senato, con i suoi colleghi economisti, fece proprio una battaglia per far sì che venisse inserito le stime sull'impatto inflattivo. E qua io ho messo una cosa interessante, no? Cioè un po' una cosa carina, ossia questo che è il Baccarù, cioè che è un po' una specie di esperimento MMT live che va avanti da 20 anni presso la l'Università del Missouri Kansas City, no? Cioè questo c'è scritto, questo titolo rappresenta un'ora di servizi di comunità effettuati da parte di uno studente della UMK, della Bianchetti. Scusami che ti interrompo, taglierei un pochino anche questa parte, concludi per cortesia. Ok, concludo, benissimo. Allora, semplicemente lo dico in maniera molto rapida. Sì, ecco, no, più che altro perché siamo a 35 okay. Minuti, ragazzi, dovevamo essere a 17-18. Esatto, e così concludo. Scusate. Così concludo. Quando sono stati introdotti questi Baccarù, il tasso di cambio rispetto al dollaro era di $4.50, adesso siamo a più di $18, ok, quindi diciamo quasi quadruplicato. Ci sono paper su questa cosa qui, fatto dagli economisti, ovviamente più che altro un giochino, no? Però è interessante notare che se l'Università del Missouri Kansas City fosse uno stato e questa fosse la sua valuta, questa si sarebbe apprezzata rispetto al dollaro di più di qualsiasi altra valuta al mondo. Ok? Guarda, fammi far vedere solo quella dopo, Umberto. Posso interromperti un attimo? Se mi hanno le ruote, era una bicicletta. Sì, però questo qui è un esperimento che sta andando avanti da 20 anni. Matte, ti chiedo. Matte. Abbiamo finito, ecco, solo una nota metodologica. Ovviamente io, le cose che qui ho fatto vedere sono più che altro appunto dei giochi, no? Cioè il Baccarù, queste cose qui. Ovviamente non è la mia non è una presentazione di tipo scientifico, no? Che come sappiamo benissimo significa fare dei paper soggetti a revisione paritaria, impact factor, eccetera, eccetera. Ok. Vi lascio con un altro giochino, cioè ho messo un link a una presentazione dove c'è la professoressa Skelton e poi il professor Steve Keen, il quale, Steve Keen, è autore di questo programma di simulazione econometrica che si chiama Minsky,
Lui semplicemente cosa ha fatto? Ha modellato quello che trovava scritto da parte della professoressa Stephanie Kelton nel suo volume Il mito del deficit. E il bello è che Keane, quindi poi chiaramente è replicabile, no? Perché cioè, anche questo è più un giochino più che altro, però può essere un qualcosa di divertente da fare. E Keane stesso dice, ma c'erano delle cose della MMT che io non condividevo, ma mi sono messo a modellarle e ho visto che in effetti sono così. L'ultimissima cosa, in fondo, e poi basta perché è l'ultima slide. Ecco, questa qui, ecco. Il Giappone non fa la MMT, come spesso volte si dice, però, attenzione, il Parlamento del Giappone ha approvato la nomina alla banca centrale di un prof di economia, Noguchi, sostenitore dell'MMT di Mosler, ho messo qui il link, è uno su 9 membri del board. Ecco, scusate, volevo specificare questo perché a volte si dice Giappone così, quindi qualcosa si sta cambiando. Ecco, ho finito. Questa è la mia presentazione. Allora, perfetto. Adesso io passerei la palla a Matteo, cerchiamo di rispettare i tempi, capisco che una presentazione poteva andare un po' più fuori, però io chiedo sia a Marco che a Matteo di stare sui tempi. Sarò anche più breve, però prima voglio fare una domanda. Francesco, scusami, tu che cosa hai studiato? Ascolta, non sono un economista. No, Matteo, hai studiato economia? Sono un economista. No, io non mi sono presentato come economista, ok? Io semplicemente ho detto che faccio una presentazione ed è questo quello che ho fatto. Non è inerente al tema. Io ho fatto una presentazione, ho finito di fare una presentazione, basta, non devo dire altro. Grazie. Invece l'evento al tema ti spiego perché. Perché prego. Tu a quanto pare non hai la minima idea di molte delle cose che hai detto, partendo dall'esempio del Sierra Leone, in cui non esiste disoccupazione. Abbiamo dati specifici del Sierra Leone del 1800 che ci certifica che non c'era disoccupazione. Abbiamo dati specifici che in un paese fortemente arretrato a livello di sussistenza non esisteva disoccupazione. Però quello è un concetto abbastanza risibile. Poi è chiaro che tu hai usato quell'esempio per dire, vedete che quando non c'è niente bisogna emettere moneta e poi ritirarla con la tassazione, come poi hai fatto l'esempio del teatro. Anche quello il nostro Mario Improta cercava di andare verso quella direzione, ma ragazzi, mi sembra paradossale, sinceramente. Il fatto che prima bisogna emettere moneta come se non esistessero né titoli né nulla a garantirla, come se non esistesse nient'altro, come se l'economia fosse chiusa praticamente. Cosa che in realtà era chiusa nel Sierra Leone del 1800, ma vabbè. E in assenza, poi hai fatto l'esempio, in assenza di un potere politico, il baratto ritorna, quindi va contro l'economia mainstream. Qui tu non hai idea di come funzionano i testi di economia monetaria, o chi ha fatto la presentazione, non me la prendo con te, sia chiaro, si vede che sembra un ragazzo. Come se i testi di economia mainstream fossero tutti sempre gli stessi, come se non ci fossero dibattiti all'interno della stessa economia monetaria. Dibattiti seri, però, non che trattano di MMT. Poi, sono tante le cose su cui vorrei dibattere, però sul tecnico ne parlerò poi con Marco. Ma una domanda voglio fare a entrambi, che però rispondetemi dopo. Quanti stati attuano in questo momento la MMT? Tutti. Perché è una descrizione. Al massimo possiamo vedere quanti stati vanno verso l'attuazione della parte prescrittiva dell'MMT. Questa è un'altra domanda. Ti chiedo, sì, onesto intellettualmente, se non hai studiato economia, lascio parlare Marco. Prego, sto zitto, scusami. Allora, poi chiedo a entrambi, dopo però, saluto a entrambi e dopo, ma la moneta secondo voi è ricchezza oppure no? Dopo. Sono 2 minuti, quindi andrò abbastanza veloce. Poi l'esempio dell'India in realtà è molto molto più articolato, ma bisogna guardare un po' come funziona proprio la demografia indiana. E lì è un tema che se volete ne parliamo poi, ma è molto molto lungo, quindi non so se ci staremo dentro. Però il fatto che si dice che l'esportazione sia un costo reale e l'import un beneficio reale. Quello che ha detto semplicemente dimentica il fatto che esistano dei tassi di cambio. Se qualora avessimo un'economia chiusa, che ovviamente è un simbolo in questo senso, perché o fai un'economia chiusa, quindi senza tassi di cambio, o hai sì export e import, ma questo che dici costo reale e beneficio reale cade, perché ci si dimentica letteralmente dei tassi di cambio. E la critica che faccio, non a voi, sia chiaro, ma a questo metodo, e che purtroppo fa pensare alle persone che non hanno comunque un background economico, che comunque sia un fisico, un matematico, un pizzaiolo, chiunque che non ha conoscenze approfondite di economia può cadere in questi tranelli. Questi tranelli che fanno pensare, fanno credere che ci si possa anche non pagare i propri debiti, che si possa benissimo eliminare i trade-off, trovare il modo perpetuo, come se
ci fosse il modo di non fare sacrifici, come se ci fosse il modo di soddisfare tutti quanti senza, sì, chiaro, non con la bacchetta magica, perché nessuno, e sono, su questo sarò onesto, io non dico che quelli dell'MMT parlano che basta stampare monete e si risolve tutto, perché so che nessuno dell'MMT lo dice e l'ha mai detto, lo so benissimo. Però questo è, lo vedo sia a sinistra che a destra, lo vedo. Nella parte sinistra più comunista barra socialista, è il fatto di voler rifiutare che esistano delle leggi dell'economia, e queste leggi sono imprescindibili. Sì, ok, mi si può dire che l'economia non è una scienza esatta, ma secondo questa logica neanche l'ingegneria aerospaziale lo è. E ancora, a destra invece no, perché la sovranità monetaria, la sovranità, il bello essere sovrani, potenti, viene prima di tutto l'essere virile. E purtroppo, ripeto, ci si trova con gente come Thomas Fazi, che anche lui l'economia non l'ha mai studiata, non si è laureato neanche, non si è riuscito a laureare neanche in scienze politiche. O lo stesso Mosler, che l'economia anche lui, sì, ha preso una laurea, ma lui non è un economista. E ciò che dice lui, in realtà, è vecchio sono roba del 1800, nonostante lui dice no, è roba mia originale. E si è visto infatti nella live con Boldrin come è scappato a gambe levate. Quindi ragazzi, state attenti, e non lo dico a voi presenti qui in chiamata, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano e ci ascolteranno. State attenti, non esiste il moto perpetuo, non esiste la moneta filosofale. Bisogna prendersi la propria responsabilità. Questo è il punto. Ok, grazie mille per l'intervento. Io passo la parola a Marco. Ok, grazie. Cerco un po' di riprendere e rispondere ad alcuni temi, poi non so se in 5 minuti ci riesco, ma poi andando avanti a interagire cerchiamo di coprirli tutti. Penso che un punto fondamentale da aver chiaro come prima cosa è l'equivalenza o non equivalenza moneta-ricchezza. Allora, cerchiamo un po' di capire un tema. Un'economia che si fondi esclusivamente sul baratto, evidentemente non può che essere un'economia arretrata. Un'economia sviluppata, avanzata, ha bisogno di un sistema, di uno strumento di scambio. Un meccanismo quindi per fluidificare gli acquisti, le vendite, gli scambi all'interno del sistema economico. Ora, questa unità di potere d'acquisto, questo strumento che dà potere d'acquisto, lo spiegava prima Francesco, lo spiega l'MMT, può essere creato in realtà in più di una maniera, ma il modo più efficiente per crearlo è che sia un'entità centrale pubblica, quindi non un sovrano potente, ma semplicemente uno Stato, ad emetterlo. Ad emetterlo perché è sostanzialmente l'operatore economico più importante e di maggiore dimensione, perché comunque lo Stato intermedia quasi, a seconda dei casi, dal 30 al 50% del PIL di un paese. Per cui un credito fiscale perché ha valore? Ha valore in quanto, se viene accettato dallo Stato centrale o dall'amministrazione pubblica nel suo senso generale del termine, per onorare obbligazioni finanziarie, quindi in primo luogo le tasse nei suoi confronti, è evidente che diventa, anche senza porre un vincolo di accettazione per legge, accettato da tutta la collettività economica. L'altra cosa che forse sfugge, che è meno immediata da capire, è che le economie si sviluppano, o si dovrebbero sviluppare storicamente dall'inizio della rivoluzione industriale, i PIL sono cresciuti, la produzione è cresciuta, la produzione industriale è cresciuta. Questo va di pari passo evidentemente con disponibilità di beni e servizi che vengono scambiati sul mercato. Il meccanismo per fluidificare gli scambi richiede, abbiamo detto prima, uno strumento di natura monetaria o equipollente alla moneta. La quantità in circolazione di questi strumenti monetari nel tempo deve crescere. Non deve crescere troppo velocemente, ma non deve crescere neanche troppo lentamente. Su che cosa facciamo affidamento per aumentare la quantità di mezzi finanziari a disposizione all'interno di un sistema economico? Abbiamo tre vie fondamentalmente, di cui due sono destabilizzanti e una è potenzialmente destabilizzanti e una invece stabilizza. Le vie destabilizzanti sono in primo luogo i surplus commerciali. Se realizzo surplus, introduco più moneta nell'economia di quanta ne esca. Ma questo vuol dire che altri paesi dovranno realizzare dei deficit commerciali. E se surplus e deficit raggiungono dimensioni troppo elevate, c'è un problema di stati creditori, di stati debitori. Quindi, oltre certe dimensioni, è un problema che è potenzialmente foriero di instabilità. L'altro meccanismo è il credito finanziario, credito bancario in primo luogo. Le banche creano moneta nel momento in cui erogano finanziamenti, però una moneta che si associa al fatto che il soggetto che prende la moneta a prestito si indebita. Per quel meccanismo della creazione di moneta mediante espansione creditizia è un meccanismo che è naturale, che è logico che esista, ma non possiamo fare affidamento solo su questo, perché l'espansione del credito indiscriminata o l'espansione del credito come unico mezzo per alimentare
il livello di scambi che va di pari passo con la crescita di produzione potenziale dell'economia rischia a un certo punto di creare bolle speculative, eccessi creditizi, e il credito per sua natura è prociclico, cioè le banche lo mettono a disposizione nei momenti di euforia e lo ritirano nei momenti di difficoltà economica. L'elemento di stabilizzazione quindi cos'è? È l'introduzione di potere d'acquisto nell'economia da parte del soggetto pubblico, quindi il deficit pubblico. Lo è appunto perché l'immissione di moneta direttamente oppure anche mediante finanziata coperta da titoli che sono titoli però denominati moneta propria è per sua natura un tipo di attività e consiste nell'emissione di un tipo di attività finanziaria che non crea rischio di default. Non crea rischio di default perché non si può fare, non si può essere costretti al default sulla propria moneta e non si può nemmeno essere forzati al default su una moneta che è su un debito che emetto denominato la mia moneta. Questo debito sarò sempre in grado di ripagarlo. Ho un problema potenziale di inflazione se esagero. E torniamo al discorso che faceva Francesco che fa l'MMT. Devo guardare al fenomeno inflattivo per determinare quale livello di deficit pubblico sia opportuno introdurre nell'economia. Ciò non toglie che se partiamo dal presupposto che il prodotto potenziale di un sistema economico cresca nel tempo, la condizione naturale di uno Stato è avere un deficit pubblico. Il pareggio di bilancio, il surplus di bilancio sono fenomeni anomali. Possono esserci in situazioni in cui l'economia è particolarmente effervescente, ma sono fenomeni occasionali, possono sussistere in condizioni in cui un paese realizza dei grossi surplus commerciali, vedi Germania dall'introduzione dell'euro in poi, ma a quel punto destabilizza un sistema a livello geopolitico mondiale perché qualcuno dovrà essere in deficit. Se voglio invece un sistema organico, armonico, in cui i mezzi di pagamento crescono di pari passo col prodotto potenziale, senza creare effetti potenzialmente destabilizzanti, devo immettere potere d'acquisto, monete in una sua qualche forma, nel sistema economico mediante un certo livello di deficit pubblico. Mi fermo qui perché vorrei sottrarre spazio, ma penso aver chiarito alcuni elementi. Ok, va bene. Passo la parola a Matteo. Allora, do il via 5 minuti. Il punto qual è, Marco? Hai detto delle cose in realtà non sbagliate, concettualmente anche giuste secondo un certo tipo di assunzione, però ci si dimentica completamente di alcune variabili. E proprio l'errore più grande in assoluto della MMT, come della stessa Kelton nel suo libro di chiunque, è il dimenticarsi di una teoria dell'inflazione in un'economia con aspettative razionali. Questo è il punto. Se, ok, tu vai dicendo uno Stato non può essere costretto a fallire quando ha valuta sovrana. Ok, guardo velocemente. Argentina 89, Venezuela 98, Russia 98, Ucraina 98, Ecuador 99, Nicaragua 2003, ancora Nicaragua 2008, Giamaica 2010, sono tutti paesi in local currency che hanno fatto default. Quindi già cade questo mito che può sempre mettere moneta sì per ripagare il proprio debito, perché è un concetto vero in teoria che è possibile anche fare, perché uno Stato teoricamente può fare tutto. Noi possiamo anche bombardare domani la Francia, lo Stato può farlo. Però non è che convenga più di tanto, quindi spesso conviene semplicemente fare default in un'altra maniera, perché il default interno è diverso dal default del non ripagare i propri debiti. Infatti, supponendo che la monetizzazione di questo debito possa avvenire, e di questo ne parliamo sicuramente poi perché adesso siamo sui certificati di credito, supporre che questa monetizzazione possa avvenire fin quando non arriva la piena occupazione, cioè significa mettere l'intero destino dell'economia nelle mani della banca centrale e rende essenzialmente vano il significato dell'offerta aggregata. Infatti, cito Riccardo Reis, che leggo, non mi ricordo, le azioni della banca centrale non allentano i vincoli di bilancio del governo a livello intertemporale. I fondamentali delle finanze pubbliche non cambiano. Infatti, riporto un certo Martin Guzman, ministro delle finanze argentino, da sempre uno dei tanti fautori dei deficit di bilancio che porteranno l'economia argentina a crescere, perché dice esattamente quello che hai detto tu Marco, che da sempre strizza un occhio alla MMT, discepolo di Stiglitz, è lo stesso che qualche mese fa ha dichiarato il default dell'Argentina, è lo stesso. Quindi capiamo che non è così semplice. Poi il concetto che bisogna, allora ok, con i surplus di bilancio e quindi più esportazioni rispetto alle importazioni entra ricchezza nell'economia, e quindi ha detto l'esatto contrario di quello che ha detto Francesco prima. Poi, ho detto che è tra moneta, scusa, ho detto che è tra ricchezza.
ragione, moneta, scusami, l'apsus mio, hai ragione, scusa. Poi credito bancario, ok, conosciamo bene il moltiplicatore, e tra l'altro tu stesso hai scritto giustamente che il 90% della moneta in circolazione deriva dal moltiplicatore dei depositi. L'ho letto, non mi ricordo dove, ma sono sicuro che l'hai scritto tu, giustamente. E poi c'è il deficit. Il deficit, assumendo che i saldi settoriali siano veri, e sia un concetto giusto, che non tenga conto dei saldi di target 2, assumendo tante di queste cose, allora il deficit sulla carta può portare più quello che vogliamo. Però ci si dimentica, uno, del moltiplicatore, due, in caso di moneta sovrana, ripeto, ci si dimentica completamente dei cambi valutari e ci si dimentica completamente delle aspettative dei propri cittadini. Perché assumere che i propri cittadini stiano fermi, inermi, pronti a subire tutto ciò che lo Stato fa, la vedo molto dura. La vedo molto dura. E tu dai per scontato, ad esempio, che un credito fiscale, ok, ha valore perché è accettato dallo Stato non in maniera coercitiva, è ok. Ma tu dici che viene per questo automaticamente accettato dai cittadini. Ma ne siamo proprio sicuri? Ma ne siamo proprio sicuri che un credito, un pezzo di carta con scritto 100 euro, con scritto ci può pagare le tasse fra 1 o 2 anni, quando è? Io lo posso accettare. Io magari che parte della mia merce che vendo la compro dall'estero, ci faccio qualcosa nell'accettare un pezzo di carta simile? Oppure preferirò sempre solo accettare l'euro o quello che è? Oppure accettare questi pezzi di carta con scritto 100 euro se non a sconto? Cioè, se mi devi pagare 100, mi devi dare o 100 euro o 120 di quel pezzo di carta con scritto 100, 100 e poi lo Stato, poi tutto quanto. Quindi ti lascio un attimo rispondere, Marco. Ho finito anche Grazie. prima. Sì, Dunque, allora, aspettate un attimo, posso ripartire? posso? Vai pure. Posso? Ok. Dunque, intanto andando un po' in ordine sulle cose che hai citato, la maggior parte dei casi che hai citato di paese, a parte che in alcuni casi in realtà il default è nato da una componente di debito prevalentemente moneta straniera, vedi il default argentino del 2001. Altri casi sostanzialmente si riconducevano alla tematica di iperinflazione. È chiaro che era molto evidente anche la presentazione di Francesco. Ci sono dei limiti all'emissione monetaria. Il punto che noi stiamo sostenendo e che la MPT afferma è che questo limite non sta in un determinato rapporto di deficit o di debito pubblico rispetto al PIL, sta nell'innesco di un processo di inflazione eccessiva o incontrollata. Questo in tante situazioni si è verificato. Quando si verifica per cercare di ricondurlo sotto controllo, sono possibili varie strategie. Tutte piuttosto evidentemente violente, perché stiamo parlando di fenomeni di inflazione al 50, al 100, al 500, al 1000%, una delle quali può anche essere quella di sottrarre potere d'acquisto all'economia, sostanzialmente iperinflazionando il debito e poi di fatto defaultando sul debito. Però stiamo parlando di contesti che non hanno nulla a che vedere con la storia italiana, devo dire degli ultimi 70 anni in realtà, ma in particolare dall'introduzione dell'euro in più, in poi. Ma anche con la situazione dell'Eurozona. Nell'Eurozona, la BCE ce lo ricorda tutti i momenti, il problema di questi ultimi anni è stata la non capacità di raggiungere un target di inflazione che lei stessa si è data vicino, anche se un filo inferiore a close but below 2%. E questo problema c'è anche l'intervento di ieri di Fabio Panetta. Esiste ancora perché, nonostante tutto quello che si dice sul rischio che post-Covid si possano verificare fenomeni inflattivi, il targeting di inflazione della BCE non è stato raggiunto. Draghi, nei suoi 8 anni di gestione, ha lottato per il raggiungimento di questo target e non è riuscito a conseguirlo. Perché non è riuscito a conseguirlo? Perché la creazione e l'immissione di moneta nel sistema finanziario mediante il quantitative easing fondamentalmente crea un fenomeno di emissione monetaria che però non si rivolge alla spesa, non si rivolge all'acquisto di beni e servizi. C'è una carenza di utilizzo di capacità produttiva, specialmente in certi paesi, di cui l'Italia è forse in assoluto l'esempio principale. Torniamo quindi al punto che abbiamo bisogno di un meccanismo che consente di superare un problema di deficit di domanda e questo meccanismo deve consistere, per non essere destabilizzante, in un fenomeno di emissione di una moneta sovrana oppure, se vogliamo, poi possiamo tornare su questo punto, su quale delle due alternative sia preferibile o non preferibile, di un debito in moneta sovrana che per definizione non è un debito, e torno al punto, su cui posso essere forzato al default. Che questo metta il proprio destino nelle mani di una banca centrale? No, nessuno ha detto che questo meccanismo di immissione di moneta che va a amplificare la domanda di beni e servizi, attenzione,
debba essere nelle mani della banca centrale. Un punto degli economisti MMT è che questo meccanismo deve essere gestito secondo processi democratici. Poi si possono anche introdurre dei meccanismi legislativi, al limite anche costituzionale, per assicurare un equilibrio, tale per cui bisogna avere riguardo al fenomeno inflattivo da tenere sotto controllo, ma bisogna anche avere riguardo al fenomeno di generare il massimo livello di impiego delle risorse produttive, il che vuol dire sostanzialmente garantire la piena occupazione. Ci deve essere un equilibrio che sia completamente rotto, in particolare nell'Eurozona, dall'introduzione dell'euro in poi, appunto perché si è creato un bias deflattivo. Perché le emissioni monetarie devono andare esclusivamente alla banca centrale, gli stati emettono debito pubblico che è denominato in una moneta che non è la moneta sovrana di nessuno di questi stati. Quindi qui il problema non è essere sovrani per essere potenti, il problema è essere sovrani per avere uno strumento di gestione e stabilizzazione della propria economia, che deve avere riguardo al contenimento dell'inflazione, ma deve avere riguardo anche al perseguimento del pieno impiego. E questi due obiettivi non sono incompatibili in condizioni normali. Il problema è che dall'introduzione dell'euro in poi si è creato un sistema che ha riguardo all'obiettivo di contenere l'inflazione, ma non ha l'obiettivo di perseguire la piena occupazione. A livello poi normativo si è introdotto il fiscal compact, secondo il quale tutti i paesi dovrebbero puntare al pareggio di bilancio strutturale, che è una contraddizione gravissima rispetto a quello che ho detto prima. Per promuovere lo sviluppo armonico ed efficiente di un sistema economico in cui tendenzialmente la tecnologia mette a disposizione risorse produttive, quindi la produttività tende ad aumentare, ho bisogno di avere una crescita degli strumenti, dell'unità di scambio a disposizione nell'ambito del sistema economico. E questo è possibile se gli stati realizzano un mediamente moderato livello di deficit. Il parametro originario di Maastricht del 3% poteva anche essere appropriato. Io sinceramente l'avrei fatto un po' più alto, però adesso se il numero giusto fosse 3, 4, 5 possiamo discutere. Ma doveva essere interpretato come un livello di deficit medio, il che vuol dire che ci sono degli anni in cui puoi anche realizzare il surplus perché l'economia è particolarmente tonica e la devi quindi raffreddare per evitare un rischio inflazionistico, ma ci devono anche essere degli anni in cui se serve fare il 10% di deficit, si fa il 10% di deficit. Come i paesi che hanno la propria moneta e hanno un coordinamento reale di azione tra banca centrale e Ministero dell'Economia o Ministero del Tesoro sono in grado di fare. E quindi vanno in una direzione che è molto più coerente, se proprio non è esattamente MMT, ma è molto più vicina alle prescrizioni MMT di quanto possa essere il comportamento delle autorità dell'Eurozona in questi ultimi anni, negli anni da quando esiste l'euro. Poi magari al prossimo giro entriamo. Interrompo, scusate, ma siamo andati un attimo oltre. Allora io faccio tre domande a cui potete rispondere come volete, se volete rispondere o continuare sulla vostra questione. Allora, prima di tutto, non mi è chiaro un tema, cioè la base monetaria ad esempio aumenta da sempre e cambia tra l'altro derivata dal 2000 in avanti, quindi bisognerebbe capire, a mio avviso, e se volete spiegare, come mai questo aumento di base monetaria non ha portato comunque delle situazioni più felici o meno felici, o che effetti ha avuto eventualmente, se volete spiegarlo. Sulla questione fiscal compact, secondo me bisognerebbe più concentrarsi su cosa dice effettivamente, tipo ad esempio l'output gap, più che appunto un limite rigido e fisso, e poi magari possiamo discutere di che cos'è un limite rigido e fisso e cos'è invece un limite che si adegua al tempo, e poi anche una provocazione a entrambi. Ad esempio, Industria 4.0 spinge con incentivi verso un utilizzo di servizi e beni strumentali e abbiamo anche un aumento dell'M2 e dell'M3, però se volete poi ho anche qua dei grafici da farvi vedere su questo tema, non abbiamo visto un aumento di investimenti, e tanto è vero che abbiamo anche delle cose, delle componenti di investimento su GDP che addirittura sono a livello pre-2000. E quindi niente, chiedo di intervenire magari su questi tre temi che secondo me sono un po' più
specifici, ecco, se volete. Certo. Altrimenti andate pure avanti per i fatti vostri, però. No, per quello che sembrava interessante. Piedi, però se vuole rispondervi prima Matteo, non so, sì, una risposta specifica su questi punti, ma lascio Matteo. Sì. Allora, aspetta, rispondo velocemente a te Umberto, poi rispondo anche a Marco. Allora, la base monetaria, come molti di noi, molti ascoltatori sapranno, è uno degli aggregati monetari, il principale, quello iniziale, diciamo, e rappresenta sostanzialmente riserve delle banche presso la banca centrale, quindi moneta non in circolazione. E questo era l'obiettivo del QE dall'inizio. Poi sul fatto del fiscal compact, io sono favorevole. E ti rispondo Marco, tu dici che bisogna fare una media dei livelli di deficit, il fatto è che è già così, ma soprattutto non bisogna guardare il deficit nominale ma strutturale, quindi si fa una media del deficit strutturale, quindi quello che dici già avviene. Infatti durante la crisi del 2008 e anche poi del 2011 ci furono livelli di deficit molto alti che sono stati consentiti anche adesso, e non a causa della, della sospensione del fiscal compact, il cui obiettivo è diverso, questo è un altro. Scusa Umberto, qual era la terza cosa? La terza? Industria 4.0. Se dopo magari mentre parli faccio vedere qualche grafico. Aumento spesa, incentivi, però comunque sia anche con l'aumento di moneta non ha avuto successo. È un concetto molto difficile, penso andiamo fuori tema in questo caso, perché Industria 4.0, il concetto di incentivi su quali sono sicuro siamo tutti quanti d'accordo in questa chiamata, di incentivare magari attività produttive, questo e quest'altro, è molto difficile ed è sulla quello che dobbiamo dire. Quindi dobbiamo andare a vedere gli interventi, il luogo e tutto quanto, non me la sento di farlo adesso. In ogni caso, è quello mi allaccio, Marco, a quello che dicevo proprio inizialmente, il fatto che l'MMT, perché ha tanto questo appiglio sui socialisti, comunisti, e lasciamo stare l'estrema destra? Perché davvero c'è lo Stato onnipotente che tu basta che stai sul divano, non fare nulla, arriva lo Stato, prenditi da un lavoro, così che da creare la piena occupazione. E ripeto, c'è un paese al mondo che lo fa questo, emettere moneta per la piena occupazione? E chiedo al volissimo, ragazzi, domanda al volissimo entrambi, sì o no? Rispondetemi al volissimo, sì o no? Per me sì, e ti spiego in che termini. Ma no, dimmi quale, almeno non riesco già a capire. Stati Uniti per uscire dalla Grande Depressione. La Seconda Guerra Mondiale è stato un enorme programma di lavoro garantito. Ti fermo qui allora, ok. Andando avanti, faccio l'esempio di Fabio Conditi. Fabio Conditi, quello di Moneta Positiva, che sicuramente non è tra i più grandi teorici della moneta in Italia, disse abbiamo oggi, 2021, la possibilità di avere tutti i fattori a pieno sviluppo, di assolvere la scarsità delle risorse. Il problema è che manca la moneta per questa scarsità. Cioè, se avessimo tutta la moneta necessaria per ovviare alla scarsità delle risorse, potremmo farlo perché abbiamo la tecnologia a disposizione. Il che, ragazzi, Marco, io sono sicuro che tu sei onesto intellettualmente e sei dalla mia parte in questo caso. Ancora. Di nome, poi ti rispondo. Allora, ti rispondo subito se vuoi, non so. Finisco al volissimo, scusa. Allora, okay. Poi, il fatto che l'incapacità della BCE di arrivare al target del 2%, questo però no, Mario Draghi ha sempre specificato che questo è un obiettivo di medio periodo. Molto di medio periodo. Così in medio lui che stesso, è diventato lungo e poi eterno. No, perché lui stesso ha specificato che finché c'è il QE a queste condizioni, difficilmente, a meno che di una grande inflazione che viene dagli Stati Uniti, si potrà vedere un'inflazione sopra l'1,5. Infatti le recentissime stime della BCE portano un'inflazione all'1,6-1,7 per l'anno prossimo massimo, poi si torna leggermente a decrescere, quindi non c'entra nulla che è un fallimento o qualcos'altro, perché ok, l'inflazione è 1,8 invece che 2%, cambia qualcosa? No, non cambia nulla, perché quello che ci importa è il QE. Cambia che siano da 20 anni senza crescita economica. No, ma scusa, non ti devo interrompere. Non ti ho capito, scusami. No, quello che ho detto è che quello che cambia è che ci sono 20 anni senza crescita economica e politiche che sono state prescritte dall'esterno che hanno raddoppiato o triplicato la povertà assoluta. E questo cambia. E c'è una situazione economico-sociale devastata nel paese. Se non te ne sei accorto, credo che sia utile magari... Quello che hai detto è falso, semplicemente. Quello che hai detto è falso, ma non ho tempo per argomentare, lo fa dopo. Allora questo poi... è negazionismo, scusa. Vabbè. Ti ringrazio. Sì, è negazionismo. Poi, l'euro, che è un sistema per contenere l'inflazione, ma non l'occupazione, in realtà le politiche fatte dagli Stati Uniti e dalla BCE sono praticamente le stesse. Tanto che se guardi i trend di decrescita della disoccupazione nei vari paesi europei, sono gli stessi della maggior parte dei paesi statunitensi. Alcuni hanno overperformato, alcuni sottoperformato. Per esempio, negli Stati Uniti c'è il Mississippi che ha sottoperformato la media nazionale,
la California ha sovraperformato invece la media nazionale. È una cosa che avviene, come ho già detto, anche in Europa. Guardate il tasso di disoccupazione spagnolo come si sta muovendo insieme al tasso di occupazione, che lo prendo come esempio in quanto ai fondamentali più vicini all'Italia. E qui mi fermo. Ok, mi fermo, lascio parlare. Grazie mille. Poi argomento dopo, vai pure. Argomento dopo sulla crescita, scusate. Sì, sì, giusto. Allora, dunque, niente, base monetaria, beh sì, questo è effettivamente uno dei punti in cui forse non ho dissensi con Matteo, ma l'avevo già citato prima. La base monetaria, cioè l'emissione di moneta fisica, che va solo nel circuito finanziario, quindi serve a comprare titoli, ma non va all'acquisto di beni e servizi, perché non amplia appunto il deficit pubblico, quindi non entra nel sistema della produzione di beni e servizi tramite incremento di spesa o riduzione di tassi e quindi stimolo ai consumi, non crea inflazione. Non è la moneta che viene fisicamente, che poi fisicamente non è prodotta, ad avere nessun tipo di impatto sull'attività economica o sui prezzi, è la moneta che viene spesa. Spendere moneta non vuol dire che la banca centrale fa un click sul computer e le cose si fermano lì, vuol dire che lo Stato amplia il suo deficit pubblico. E torniamo al punto precedente, che se vogliamo si ricollega anche al confronto che ha fatto prima Matteo tra Stati Uniti ed Eurozona, ma scusate, rendiamoci conto. Gli Stati Uniti, tra azioni che già ha effettuato Trump l'anno scorso e piano, quel periodo da 1900 miliardi, lasciamo perdere quello successivo che è ancora un po' di itinere sugli stimoli agli investimenti, eccetera, da parte di Biden, hanno immesso nell'economia qualcosa tipo 4.000 miliardi di dollari, che equivalgono a un 20% di PIL. Il risultato è che gli Stati Uniti già nel 2021 torneranno a superare il trend del PIL precedente alla pandemia. Nell'Eurozona nel suo complesso si spera di arrivarci tra fine 2022 e inizio 2023. Io ho dei dubbi al riguardo. Sulla tematica dell'output gap, che poi, come dire, si ricollega a quello che diceva prima Matteo sul fiscal compact. Lui dice che il fiscal compact tiene già conto dell'output gap. Sì, grazie, ma ne tiene conto secondo parametri completamente privi di senso. Praticamente il calcolo dell'output gap, che ormai infatti è unanimemente criticato per come viene effettuato dall'Unione Europea, praticamente consiste nel basarsi largamente sulla media della generazione di PIL dell'ultimo periodo, la sovrappesa in pratica. Quindi quando un paese è sottoposto a uno shock, tale per cui ha una caduta di PIL, in pratica il meccanismo di calcolo dell'output gap attuale parte dal presupposto che questa caduta sia in larga misura non transitoria ma permanente. A questo punto l'output gap viene pesantemente sottostimato, prova ne è che l'Italia è stata forzata a non superare livelli di deficit PIL intorno al 2% prima del Covid, nonostante fosse evidente che per produrre una significativa ripresa dell'attività economica sarebbe stato necessario un livello di deficit sul PIL italiano probabilmente almeno di qualche punto più alto, magari neanche enormemente, già un 4-5% avrebbe voluto dire tantissimo, 2-3 punti di deficit in più per intenderci equivalgono all'emissione di qualcosa tipo 50 miliardi di euro all'anno. Questo sulla situazione dell'economia pre-Covid, oggi siamo in un contesto completamente diverso e poi magari ci torniamo, avrebbe già prodotto risultati estremamente significativi. Per cui il fiscal compact, per come attuato, per come regolamentato, è uno strumento delirante che condanna sostanzialmente paesi come l'Italia a un progressivo deterioramento della base produttiva, a una devastazione dell'assetto economico-sociale e a non essere più in grado sostanzialmente di realizzare nessun significativo percorso di sviluppo economico. Sull'industria 4.0, qui mi sento anche di aggiungere qualcosa, senza entrare nel merito di dettaglio ai provvedimenti, che poi è un altro argomento, ma incentivi alla digitalizzazione, l'automazione industriale, sono tutte cose interessanti e magari di per sé validi. Qual è il problema? Se abbiamo un vincolo di deficit che è insufficiente e normativamente mettiamo in atto delle azioni tali per cui si possono dare degli incentivi agli investimenti in automazione o digitalizzazione, ma questo deve avvenire a fronte di tagli e contenimenti di spese, aumenti di tasse da qualche altra parte, alla fine è un gioco che è sostanzialmente a somma zero. Tolgo una parte, metto dall'altra, può anche darsi, ma poi da dimostrare che l'impatto espansivo di una manovra sia magari leggermente più alto, l'impatto restrittivo da un'altra, il risultato è che praticamente sto cercando di vuotare il mare con un secchio. Gli incentivi 4.0 vanno benissimo se sono deficit supplementari, quantomeno ci vorrebbe la banale, che non è certo nei precetti MMT se vogliamo, ma quantomeno la Golden Rule, che poi anche, perfino Mario Monti sosteneva,
che è quella di estrapolare gli investimenti dal calcolo del deficit e dire, vabbè, almeno quello che è investimento in crescita e sviluppo, cerchiamo di tenerlo fuori dal calcolo. In realtà poi è anche discutibile quale tipo di investimenti lascio fuori, perché ci sono delle forme di spesa che sono spesa corrente, tipo per esempio staffare adeguatamente, e in questo momento il tema è particolarmente sensibile, un ospedale, una struttura sanitaria, che a tutti gli effetti pratici vanno visti come un arricchimento del tessuto sociale e produttivo, come una spesa estremamente utile, però sono spesa corrente e non sono investimento. Cioè, è meglio un ospedale ben strutturato e staffato o è meglio un cavalcavia su una strada dove magari non passa nessuno? Però il secondo investimento, il primo spesa corrente, quindi stiamo anche attenti a queste classificazioni. Il punto fondamentale però, e ormai lo riconosce in realtà anche la stessa Unione Europea, perché pensiamo al Next Generation, European Union, Recovery Plan, eccetera, eccetera. Alla fine vorrebbe essere un intervento espansivo, quindi non si sta negando che serve immettere più risorse nell'economia. Il problema qual è? Il problema è che il sistema non funziona, in quanto bisogna mettersi d'accordo tra 27 paesi. Bisogna raggiungere un compromesso che è sempre al ribasso, perché poi queste immissioni di risorse servono ad alcuni paesi e servono molto meno ad altri paesi. Quelli a cui non servono remano per non farne sostanzialmente nulla. Qui i famosi 750 miliardi sbandierati del recovery plan, che potrebbero essere 200 miliardi per l'Italia, ma rendiamoci conto di una cosa, sono stati teoricamente approvati, proposti a marzo del 2020, approvati a maggio del 2020 nel pieno di una pandemia che solo in Italia ha fatto, ci viene detto, più di 100.000 morti, ha provocato una caduta del PIL del 9%, a distanza di 12 mesi non è stato ancora sborsato un centesimo, ci sono blocchi, vincoli, la Corte Costituzionale tedesca che solleva eccezioni, i paesi frugali che si oppongono, eccetera, eccetera. Si spera che forse qualcosa arriverà a fine 2021, ma non è affatto sicuro. Può darsi che questo piano non parta mai, per intenderci. Se partisse, se andiamo a vedere poi, i famosi 200 miliardi che tutti sbandierano per l'Italia sono 80 miliardi di cosiddetti contributi e 120 miliardi di finanziamenti. I finanziamenti dovrebbero sostituire... Marco, ti chiedo di chiudere perché sei un po' oltre. Grazie. Va bene, ok. Lo riprendo magari avanti. No, però, ecco, riprenderò sicuramente però dopo. Però non c'è dubbio che sia chiaro. Sì, 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 sì. Detto questo però ci tengo a precisare, giusto per numeri, quando si parlava di deficit, che l'Italia è sempre andata oltre il deficit che l'Unione Europea chiedeva di fare. Su questo mi riservo, su questo mi riservo di rispondere. Dopo possiamo andare anche, però sta di fatto che ad esempio 2009 abbiamo fatto 5,3%, 2010 4,2%, 2011 3,7%, poi si è stati sempre attorno al 3% per tre anni, poi abbiamo fatto 2,6, 2,5, 2,1, 1,8 e 2,4. Vatti a vedere anche la Spagna, della Francia, del Portogallo in quegli anni, poi facciamo dei confronti. Certamente, dopo magari facciamo anche dei confronti su questo. Passo la parola a Matteo. Ok, giusto un secondo, riprendo un grafico. Ecco qua. Posso scegliere il volissimo schermo? Sì, sì, dai, se metti l'opzione io posso dartelo. Allora, questi qua, ok, sono i deficit fatti da vari paesi, come chiede il nostro Marco. Tutti i deficit fatti in base a praticamente quello che i paesi avevano bisogno. Quindi... questo dimostra che il fiscal compact in realtà tiene conto della media e tiene conto anche a livello strutturale di come l'economia va. Quindi è un discorso che chiudo. Allora. Poi lo riapro io. Bene. Allora, il fatto che tu hai detto il piano da 1.900 miliardi adesso, con quindi 4.000 miliardi emessi, non sono stati emessi, verranno emessi nei prossimi 5, 6, 7 anni. Come esattamente no, come... Ti stai confondendo con quello per gli investimenti. Il secondo piano da 1.900 miliardi di Biden è praticamente tra il 2021 e una piccola quota del 2022, gli altri 2.000 sono quelli che ha messo Trump nel 2020 e già sono stati immessi. Tant'è vero che il reddito disponibile per gli esercizi italiano-americani è aumentato nel 2020, e il risparmio pure. Marco, ti chiedo di non interrompermi più, per cortesia. Grazie. Allora, no, quello che dice è falso. Non starò qui troppo offensivo a dover perfino argomentare su una cosa simile. Il punto, ti faccio un esempio su quello di Trump. Trump cosa fece? Maggior deficit, record di deficit e tutto quanto, per abbassare le tasse, fare investimenti. Ok, cito dei dati. Trump si è insediato con una crescita al 2,5%. Era più o meno la stessa crescita derivante dagli 8 anni di Obama, la stessa crescita media. Cosa fa? Faccio deficit, taglio tasse, così quest'altro, perché il deficit è bello, fa ricchezza. Ok. Primo trimestre dopo il deficit cresce dal 4,1%.
e tutti avete visto che fare deficit porta crescita, avete visto che mancava la moneta, trimestre dopo 3,6, trimestre dopo 2,6, trimestre dopo 2,1. Quindi questo input di deficit è durato un anno e anzi per avere una crescita minore di quella di prima. Soltanto che adesso il deficit bisogna rinnovarlo anno dopo anno. Ovviamente poi è arrivato il Covid e quindi è cambiato tutto in peggio, come è avvenuto dovunque. Poi, tu dici che ad esempio il Next Generation EU è di un intervento espansivo. In realtà no. Il deficit in questi casi, ci sono casi scuola che vengono proprio dagli Stati Uniti, come nel 2008. Serve proprio in quanto i moltiplicatori sono maggiori in caso di profonda recessione per fare da cuscinetto, ma questo è un problema di definizioni, quindi io dico una cosa, tu dici un'altra, abbiamo ragione entrambi, è inutile qui, e lo riconosco. Però il punto su cui voglio sbattere, e quello che ripeti sempre, è proprio questo, che manca la moneta, e se ci fosse più moneta ci sarebbe più ricchezza, perché ci sarebbe più roba da produrre e così via. È effettivamente quello che hai detto, vero? O sì o no? Cioè, posso rispondere? No, dimmi se posso risponderti. Sì o no, rispondi dopo con calma, sì o no però. Più domanda nel momento sì, in cui... Sì o no, Marco, rispondi dopo, sì o no? Non posso risponderti in questa maniera, scusami. Okay, no, okay. La risposta la do in maniera articolata. Anche questa è una risposta, l'ascolterò più. No, è una risposta, la risposta te la do dopo. Cioè, non siamo a rischio a tutto dove tu, come dire, esprimi una frase e chiedi una risposta sì o no. Ci sono domande che devono avere una risposta qualificata e sono pronto a farlo. Dicevo, quindi, il fatto che fare deficit porta ricchezza nel paese, questo implica una serie di assunzioni totalmente fuori dal mondo, ripeto, su moltiplicatori, su esportazioni e importazioni, su tassi di cambio, su aspettative. Vi leggo un piccolo passo che mi son salvato prima. La moneta è un bene durevole il cui valore attuale dipende dal suo valore futuro atteso, e quest'ultimo, il valore futuro atteso, dipende dall'autorevolezza e indipendenza di chi la governa, la moneta. Se questo principio venisse meno, la domanda di moneta, che dipende negativamente dall'aspettativa di inflazione, cadrebbe e l'inflazione attesa sarebbe immediatamente anticipata in un'inflazione effettiva. Ed è questo ciò che si dimentica la Kelton e ciò che ci si dimentica praticamente ogni volta che si parla di MMT. Il secondo, e meno evidente finora, è l'assenza del vincolo esterno della bilancia dei pagamenti, il secondo vizio dell'MMT. Infatti, con l'emissione di moneta incontrollata, perché diciamo sulla incontrollata fin quando non si mette la piena occupazione, perché l'inflazione non è un interruttore che si accende e si spegne, controllabile così dalla banca centrale, quindi dallo Stato eventualmente, che dice che adesso ci fermiamo così si ferma l'inflazione, assolutamente no. E infatti, con l'emissione di questa moneta, la bilancia dei pagamenti va in rosso, e qui siamo d'accordo perché aumentano gli importi piuttosto che l'export. Quindi ne consegue che la necessità di un afflusso di capitali esteri da attirare, cioè per attirare, i quali vengono aumentati. Aspetta, l'ho scritta male. Quindi cosa c'è bisogno di fare? La necessità di un afflusso di capitali esteri, grazie ai quali si aumentano anche poi i tassi di interesse, un fenomeno naturalissimo. All'aumento quindi dei tassi di interesse si sommano poi restrizioni doganali e svalutazioni del tasso di cambio. C'è l'esempio stupidissimo della Turchia. Cosa ha fatto la Turchia? Lo vediamo benissimo. Erdogan ha praticamente licenziato negli ultimi anni 3-4 banchieri, presidenti della banca centrale. Quanti ne ha licenziati, Umberto? Io non mi ricordo. Non mi ricordo, mi pare 2-3. No, hai tenuto il conto. Vabbè, ce ne sono stati tanti comunque. Semplicemente arriva un certo momento in cui tu sei obbligato ad aumentare il tasso di interesse della banca centrale, perché la banca centrale, ok, tu puoi benissimo decidere di tenere il tasso basso, però devi anche assumere svalutazione del tasso di cambio, quindi peggioramento delle ragioni di scambio, e una fuoriuscita di capitali. E questa, la fuoriuscita di capitali, cosa significa? Meno ricchezza nel paese. Cosa che effettivamente sta avvenendo, perché anno dopo anno, mese dopo mese, i cittadini turchi cambiano la lira turca in dollari. Le riserve in dollari, infatti, stanno diminuendo in una maniera... Le riserve nette sono zero. Le riserve lorde, cioè quelle prese a prestito, sono qualche decina di miliardi, però quelli sono prestiti da ripagare. Quindi la Turchia, che è un paese sovrano, con la propria banca centrale, dipendente dal governo, con questi giochetti inizia semplicemente a vacillare. Guardiamo il suo tasso di cambio si sta deprezzando giorno dopo giorno, praticamente. Si è svalutato del 150% negli ultimi 3 anni. Eppure non mi sembra che la Turchia sia adesso un paese ricchissimo, nonostante tutto il deficit che stia facendo. A me non sembra, sinceramente. Non faccio l'esempio di Venezuela e Zimbabwe, perché sono esempi lontani da noi, e su questo siamo d'accordo. La Turchia è l'esempio perfetto di un'Italia con una banca centrale sovrana che fa quello che, ok, piena occupazione, ma poi è sostenibile la cosa? No, non lo è. Allora, se posso rispondere, intanto siccome torni sul sì, punto... Sì, sì, aspetta un attimo, Marco, che ti faccio ricominciare. Vai. Okay, no, vai. Allora, siccome questa domanda, la moneta e ricchezza, che è stata proposta più di una volta come un punto chiave, a cui non si può rispondere un sì o un no, va data una risposta leggermente più articolata, che poi però è ancora molto semplice.
La moneta ovviamente di per sé è un pezzo di carta. Se uno Stato comunque attribuisce a questo pezzo di carta la potestà liberatoria di obbligazioni fiscali, la moneta comincia ad assumere un valore. Sotto quale condizioni l'immissione di moneta nel sistema economico aumenta la ricchezza del paese? È molto semplice. Quando questa emissione monetaria va a alimentare un processo o di spesa pubblica, spesa corrente e investimenti, o di trasferimenti a privati, che poi alimentano consumi, o di riduzione di tasse, che sono un fenomeno analogo, che lasciano più potere d'acquisto all'interno del paese e consentono di mettere al lavoro risorse produttive che sono sottoutilizzate. Se siamo in situazione di pieno impiego, immettere più moneta e di conseguenza più domanda nell'economia è perfettamente inutile ed è esclusivamente inflattivo e va evitato. Se c'è un forte sottoutilizzo di risorse produttive è invece necessario e anzi indispensabile. Questa è la risposta un po' più articolata di un sì o di un no e spero che sia soddisfacente. Vorrei parlare un attimino anche delle tematiche di vincolo di deficit commerciale, eccetera, eccetera. Faccio notare una cosa un paio di cose sulla Turchia. La Turchia, nel periodo dell'euro, in cui la Turchia ovviamente non è entrata e non ne fa parte, ha raddoppiato il suo PIL. L'Italia non l'ha aumentato neanche un centesimo. Questo è un punto. Secondo punto, se la Turchia fosse stata dell'euro, in che situazione sarebbe trovata? La Turchia ha un problema perché ha avuto una crescita di debito privato denominato in moneta estera. Se la Turchia fosse stata nell'euro, tutto il suo debito privato e pubblico sarebbe stato denominato in moneta estera. Quindi essere nell'euro avrebbe lenito o sanato in qualche maniera i problemi della Turchia? Mi sembra molto discutibile. Altro elemento, il vincolo in termini di deficit commerciale e bilancio dei pagamenti è una cosa che non va ignorata, su questo sono d'accordo, però ci sono paesi che sono in grado di finanziare un deficit commerciale mediante emissione di attività o sue passività finanziarie in moneta propria e ci sono paesi che non sono in grado, sono molto meno in grado. Si fa sempre il caso degli Stati Uniti che ovviamente pagano qualsiasi importazione in dollari in pratica. Un caso un po' meno noto è quello dell'Australia, che è un paese che per 40 anni consecutivi, dal 1980 al 2019, adesso è passato in surplus, ma è stato per 40 anni in forte deficit commerciale. Ha una NIP, una Net International Investment Position, negativa per il 50% del PIL, ma tutto questo è costituito da indebitamento in dollari australiani. Il dollaro australiano è una valuta per qualche motivo accettata e appetita. In tutto questo periodo l'Australia è cresciuta, si è sviluppata, ha avuto un trend economico assolutamente di prim'ordine e non ha avuto nessun problema di fughe di capitali, di economia instabile, eccetera, eccetera. Detto questo, alcuni paesi sono in questa situazione, altri lo sono di meno, su questo sono d'accordo, però questo che cosa significa? Che dobbiamo porre attenzione a due cose, non solo al vincolo di non produrre inflazione, ma anche al vincolo, almeno in certi casi, di attenzione ai saldi commerciali esteri. Ora, l'Italia ha un problema di inflazione troppo bassa e ha dall'altra parte più di 60 miliardi di euro all'anno di surplus commerciale. Questo surplus nel 2020 è aumentato ed è aumentato nonostante il fatto che c'è stata una flessione, per motivi che sono ovviamente intuibili, nel surplus o nel deficit, un peggioramento del deficit di servizio dovuto alla caduta del turismo. Quindi l'Italia è una posizione ideale per espandere la propria domanda interna, okay, senza creare deterioramenti di saldi esteri. Un punto della proposta, buoni di sconto fiscale, certificati di compensazione fiscale, moneta fiscale, e magari poi se abbiamo tempo ci entriamo un attimo, è quello che una parte degli interventi che vengono proposti sono anche rivolti a migliorare la competitività delle imprese. In che modo? In un modo molto semplice. Non solo utilizzando la moneta fiscale emessa per espandere gli investimenti pubblici, non solo per sostenere le categorie disagiate, per dare ristori e sostegni a chi è colpito dal Covid, molto più significativi di quanto sia stato fatto in questo periodo, ma anche per migliorare la competitività delle aziende abbassando il cuneo fiscale. Quindi sostanzialmente compensando una frazione del costo del lavoro lordo delle aziende mediante emissione a loro favore di buoni di sconto fiscale. Quindi c'è la maniera, anche in presenza del mantenimento dell'Italia all'interno del sistema euro, per applicare dei criteri prescrittivi sostanzialmente analoghi alla MMT,
salvaguardando anche il vincolo di saldi commerciali esteri in equilibrio, anzi mantenendoli positivi, e il vincolo di bilancio dei pagamenti. Quindi questa tematica è perfettamente gestibile nell'ambito della proposta. Non so se ancora... Ok, no, sono andato un po' oltre. Prego, tengo soltanto a far vedere una cosa, ad esempio, perché abbiamo parlato di Turchia, giusto per essere super partner, se io faccio vedere, visto che la Spagna è stata citata, faccio vedere il cost and GDP per Turchia, Italia e Spagna, e qua ognuno poi tragga le sue conclusioni. Mi sembra un po' esagerato quello che è stato detto prima, però faccio vedere tutti e tre. Cosa non specifico, scusa? Se vuoi intervengo, però non voglio togliere il tempo agli altri. Vai, Umberto, vai. Da un minuto io vado. Ok, prendo un minuto. Se fosse vero quello che diciamo, ad esempio che dal 2000 il problema dell'euro, allora dovremmo anche dirci che visto che la Spagna ha avuto questo grande deficit, c'è stato anche di mezzo il MES, giusto per dire, quindi anche lì parliamone. Però, come vedete, tutti i paesi dopo un certo tot iniziano a scendere. Perché è strutturale, non è che puoi crescere sempre verso l'infinito e oltre. Ovvio che invece quando tu hai un'economia molto bassa e... ovviamente la Turchia è sempre stata poco vicina al concetto di globalizzazione, se non dal 2000 in avanti, ecco che anche qui cresce pochissimo, perché dall'86 fino al 2000 è cresciuta di uno sputo e mezzo. Poi, giustamente, è cresciuta moltissimo quando si è aperta, ed è volatissima, quando si è aperta nei confronti del commercio, non è che non è volata. Poi, se vedete, infatti, dopo il 2014-2012 che c'è stato il cambiamento di rotta, anche qui ha rallentato la sua crescita. Quindi se ovviamente prendiamo il 2000, ad esempio facendo così, possiamo supporre delle cose. Se invece prendiamo tutta un po' la serie storica, la allarghiamo un pochino, se addirittura la prendiamo tutta, beh, insomma, abbiamo molto da ridire. Ok, però io per correttezza ho preso soltanto ad esempio dall'86-87, prendendo così. Però poi ci sarebbe anche da fare un discorso sulla TFP, che ad esempio da noi è piatta praticamente dagli anni 70 e non dal 2000. Perché se ti faccio un commento poi sulla TFP. Ci mancherebbe, e poi andiamo oltre. Prego. E anche sulla Turchia, ma giusto per concludere. Allora, Marco, non ho capito, hai detto che l'Australia è stata in deficit di bilancio di pagamenti oppure no? Non mi sono perso quel punto. È stata in deficit commerciale per 40 anni consecutivi dal 1980 al 2019, deficit commerciale forte. Parlo di deficit negli scambi di beni e di servizi. Chiaramente poi ha avuto la possibilità di emettere debito sostanzialmente in dollari australiani che hanno avuto un'ampia accettazione, quindi pur non essendo la Germania, non essendo la Svizzera, non essendo gli Stati Uniti, è un paese che è stato in grado di finanziarsi emettendo debito nella sua moneta. Poi per carità, sono il primo a dire che l'Italia potrebbe non essere nella stessa situazione e di conseguenza affermo che bisogna porre attenzione per quanto riguarda il caso dell'Italia ai saldi commerciali esteri. Però ho fatto anche notare da dove partiamo. Partiamo da una situazione che, almeno da questo punto di vista, è estremamente favorevole, perché sono più di 60 miliardi di euro all'anno, ormai dal 2014 in poi, di surplus commerciale per quanto riguarda l'Italia. Allora, comincio adesso i miei 4 minuti. Io sto guardando adesso la bilancia dei pagamenti australiana. La media in realtà è un po' diversa da quello che dici tu. Ma vabbè, io parlo di saldi commerciali, non di bilancio dei pagamenti. Saldi commerciali, quindi intendi anche semplicemente capitali in uscita e in entrata, intendi anche quello? No, saldi commerciali intendo export meno import. Quella è la bilancia dei pagamenti, la bilancia commerciale, scusami. Quella è la bilancia commerciale. Ma la bilancia dei pagamenti chiaramente si è riequilibrata perché sono arrivati capitali dall'estero sottoscritti mediante acquisto fondamentalmente di debito emesso dal paese nella sua moneta, in dollari australiani. Perché? Perché le persone sono sicure, sono fiduciose che la moneta, il dollaro australiano, garante, sì, avrà il suo valore stabile nel corso del tempo, cosa che noi non saremmo in grado di garantire. Perché assumere che, ok, emettere moneta anno dopo anno, fin quando non si raggiunge un determinato target, i mercati si aggiustano automaticamente. Tu, Francesco Chini, presidente della Banca d'Italia, e tu, ministro delle Finanze, che domani annunciate, noi emetteremo moneta, faremo deficit monetizzando fin quando non si raggiunge la piena occupazione, gli agenti automaticamente il giorno dopo che si aprono i mercati aggiustano le proprie aspettative, automaticamente. Andrò per punti. Allora, la Turchia, detto di Turchia, è stupido parlare, non dico quello che hai detto tu assolutamente, è stupido fare un confronto come il nostro sulla Turchia, perché la Turchia ha dei fondamentali totalmente diversi dall'Italia, soprattutto per chi conosce la teoria della crescita, parte da livelli di crescita,
film molto, molto più bassi e più arretrati, quindi sia la situazione demografica sia quella tecnologica vanno molto da grattare. Per questo hanno portato dal 2000, che erano circa 200 miliardi il PIL, al 2013, che erano quasi 1000 miliardi, adesso sono scesi più di 200 miliardi, nonostante loro abbiano una banca centrale sovrana che potrebbe fare quello che dite voi, eppure il PIL scende, la disoccupazione sale e sale alla grande, perché la disoccupazione è oltre il 14%, no, è il 13% circa, con un tasso di occupazione più basso di quello italiano, quindi la situazione è molto molto peggiore. Ragazzi, io vi consiglio, andate alle porte di Erdogan, perché lui ha capito, voi avete capito cose che loro non hanno capito a quanto pare. E ripeto, la cosa pericolosa di quello che dite voi, che ripeto, siete bravi ragazzi, bravo signore Marco, non voglio essere offensivo, siete bravi Non ragazzi, il sono punto tanto, qual ragazzo. è? Il punto qual è? È che voi portate idee che sono molto molto pericolose, molto pericolose, una sorta di lotta di classe verso chi urla al prendersi le proprie responsabilità, chi urla al fatto che i debiti vanno pagati effettivamente, perché tutti i debiti vanno pagati, che siano reali o nominali, soprattutto quelli reali, cioè quelli che fa uno Stato. E basarsi su queste assunzioni, che tanto fin quando ci sarà disoccupazione, cioè risorse inutilizzate, tanto non arriverà inflazione, e si potrà anzi sfruttare al meglio queste risorse mettendo moneta o facendo deficit, perché ragazzi, io di MMT non ne ho trovato uno che abbia detto le stesse cose di quello prima, uno. Io sono partito dal white paper di Mosler, che è una follia, quell'uomo ha seri problemi psichiatrici non psicologici, da quello che scrive. E da lì in poi ho dibattuto con tante persone sull'MMT, e ogni volta una persona dice una cosa diversa. Quindi l'MMT capisco che non è neanche una. Ci sono tantissime idee diverse. Quelli della Fife Academy dicono cose diverse da quelli di Rete MMT, quelli dicono cose diverse da quello che hai detto tu, Marco, quelli dicono cose diverse da un altro tizio, che non ricordo il nome, con cui ho dibattuto un po' di mesi fa. Quindi, questo fatto che tanto ci sarà sempre lo Stato che garantisce questo e quest'altro, è semplicemente sbagliato. Ci si dimentica, ripeto, delle aspettative razionali sull'inflazione, e non solo sull'inflazione, ma anche sugli aggregati, su tutti gli altri tipi di aggregati, su import, export, tutto quello che vogliamo. Ed è molto, molto pericoloso. E ragazzi, io sinceramente continuo a dire, ma pensate davvero di aver trovato il modo per far crescere e realizzare disoccupazione? E tutti gli stati al mondo non l'hanno capito, e quindi siete voi che siete i salvatori del mondo? Perché nonostante questo, da praticamente un secolo in ambito accademico, si cerca il modo, siamo anche d'accordo che non esiste neanche un modo per tutti i paesi, e su questo sono d'accordo con ciò che disse Francesco Saraceno, che non esiste il mantra della crescita, non esiste il mantra della bassa disoccupazione. Poi anche lui dica, perché l'economia mainstream, dimenticandosi che neanche esiste un'economia mainstream, dimenticandosi di tutti i dibattiti che avvengono all'interno dell'economia, dimenticandosi, non lui ma voi, che non basta soltanto che lo Stato dice scrivete un pezzo di carta, ok, da domani questo lo accetto, che allora quel coso ha valore. Perché in Venezuela in questo momento girano più dollari che bolivari. In Argentina la gente cambia non la lira, il pesos in dollari, e continua a farlo da anni. Questo è uno dei tanti motivi per cui la moneta continua a svalutarsi. Semplicemente ci sono un casino di esempi in cui i cittadini, nonostante il legal tender della moneta, non avevano più fiducia nella moneta dello Stato. E questo può essere un esempio. Se io so che da domani lo Stato italiano iniziasse a mettere moneta su moneta su moneta, lire, io ci penserei due volte piuttosto che accettarlo o comunque fare pagamenti in lire. Io ci penserei, magari dico, ok, magari prima che essa si svaluti ulteriormente, cosa faccio? Cambio la mia moneta in una valuta più stabile, in una valuta che io mi Mattia, ti aspetto. chiedo di chiudere. Hai ragione, scusami, prima chiudo qui, finito. È Ok, molto pericoloso. grazie mille. Allora, se posso replicare brevemente, io faccio notare che quella situazione, poi naturalmente sono venute fuori l'Argentina, il Venezuela, il Sud America, eccetera, eccetera. Pensiamo all'Italia prima dell'euro. L'Italia prima dell'euro ha avuto 50 anni di crescita economica che sono stati allo stesso livello, ma anzi superiori, no? È stato così in quel cinquantennio, rispetto alla media dei paesi europei occidentali. Tant'è vero che il reddito pro capite italiano, che partiva da livelli, lasciamo stare dopo la seconda guerra mondiale, ma ancora nel 1970, che era qualcosa tipo un 25-30% sotto la media UE 15, nel 2000 era praticamente quasi allineato. Quindi sono stati anni di crescita costante. Di crescita costante, di recupero, di allineamento, di chiusura del gap reddituale tra Italia e resto dell'Europa occidentale. Questo con la lira. Voi siete giovani, io un pochino di meno. Di conseguenza, negli anni 70, 80, 90, c'ero, si usava la lira, vi assicuro che la lira non la buttava nel cesso nessuno, la si utilizzava tranquillamente, si lavorava, si veniva pagati in lire, si guadagnavano lire, si spendevano lire, si risparmiavano lire. E la moneta aveva un valore. Poi si sapeva naturalmente che la lira era una moneta meno forte, per esempio, del marco tedesco. C'era quindi un delta di inflazione, c'era un delta di tassi di interesse. Questo era un problema. Si è stabilito a un certo punto che una singola variabile, il debito pubblico rispetto al PIL, che era più alto in Italia che altrove,
pari al 120%, era qualcosa che era un potenziale dramma, dimenticandosi del fatto che era debito denominato nella moneta nazionale e che i risparmiatori italiani, io per primo, tranquillamente, più che contenti, acquistavano, perché era sicuro, era tranquillo, garantiva un buon rendimento nella moneta nazionale, garantiva un'integrazione di reddito. Quindi l'Italia non aveva nessun tipo di problema, avrebbe potuto tranquillamente mantenere la lira, aveva conti con l'estero mediamente in sostanziale equilibrio, aveva una net international investment position che anche la lira era fondamentalmente in equilibrio. Dopodiché non era probabilmente, anzi sono convinto, nella situazione dell'Australia, doveva porre un'attenzione al vincolo dei saldi commerciali esteri, ma avendo un'eccellente economia di manifatturiera e trasformazione era anche in grado di rispettarlo. Quindi l'ultima cosa che serviva all'Italia a fine anni 90 era agganciarsi a una moneta più forte della propria. Lo SME infatti c'era stato e si era rotto nel 92, altri paesi considerati anche meno magari farfalloni, come immagine dell'Italia, tipo il Regno Unito e la Svezia, ne sono usciti e non ne sono entrati, noi abbiamo deciso invece di inchiodarci alla croce dell'euro. Ripeto, e torno un attimino perché poi alla fine si è parlato molto poco, della nostra proposta di moneta fiscale integrativa rispetto all'euro. Stiamo proponendo una cosa che non è la rottura dell'euro e l'uscita dell'Italia dall'euro, semplicemente per un motivo. L'euro è un progetto profondamente sbagliato. Dal punto di vista economico non ha nessun senso logico. Per motivi tecnici, operativi e soprattutto politici, io personalmente ritengo che sia molto difficile promuovere un concetto di uscita o di rottura. La proposta di conseguenza non è rompere l'euro, ma aggiungere, mantenere l'euro, ma aggiungere, cioè dare allo Stato italiano la capacità di emissione di uno strumento di pagamento supplementare, che è la moneta fiscale, nella misura necessaria sostanzialmente a rimettere al lavoro le risorse produttive inutilizzate o sottoutilizzate del paese. Questa è la proposta. I nostri partner dicono: siamo preoccupati per il livello di debito pubblico dell'Italia da rimborsare una moneta troppo forte per il nostro paese e che noi non emettiamo. Questa è una preoccupazione comprensibile, ma una preoccupazione che non si risolverà mai. È dal 2011 che stiamo cercando di, mediante meccanismi di austerità, di riportare sotto controllo questa variabile, ovviamente non ci si riesce. Il risultato è stato solo di massacrare l'economia del paese, di far esplodere la povertà, di produrre decine di migliaia di fallimenti. A fronte di questa nostra proposta, la proposta alternativa qual è? A parte quelli che dicono usciamo dall'euro, che è politicamente, operativamente difficile, però è una proposta. L'alternativa cos'è? Il recovery fund? La revisione dei meccanismi, non so, hai citato prima Francesco Saraceno, lui è convinto che il recovery fund sia il segnale della svolta keynesiana e solidaristica dell'Unione Europea. Non è niente di tutto questo, è solo un ulteriore sistema di vincoli e controlli che si vuole imporre a determinati paesi, prima fra tutto l'Italia, a fronte di possibilità di spesa incrementale che sono ridicolmente basse rispetto alle esigenze del paese, ancora di più aggravate dalla situazione post-Covid. Mi fermo qui perché non vorrei sottrarre tempo. Allora, per scegliere due cosine che chiedo Marco di spiegare. Matte, se posso, perché sono state dette due cose e voglio far vedere solo due dati che ho tirato in 2 secondi e magari potrebbero essere interessanti. Anche qui, prendiamoli un po' con le pinze perché sono due dati sparati un po' a caso, però possono essere una provocazione interessante, secondo me, giusto per andare in conclusione, perché sono 17.46, ragazzi. Quindi, dopo questa cosa... No, il tema è sicuramente interessante, anche perché ho visto che siamo stati quasi in 100... per tutta la live, quindi complimenti. Prima di tutto faccio i complimenti sia a Francesco per l'introduzione, anche se siamo andati un po' lunghi. Francesco, ti consiglio di stare un po' stretto, esatto, la prossima volta. No, vai tranquillo, abituale, senza problema. Succede, esatto, anche a me spesso. No, ma ci mancherebbe, anche noi certe volte andiamo oltre, figurarsi, anche voi. Spero di aver fatto una buona moderazione, grazie, okay, a Marco, quindi già dico grazie, che siamo a metà, che mancano ancora un quarto d'ora, 20 minuti, però voglio farvi vedere due dati che ho tirato fuori nel corso di questa live, che ne ho fatti vedere un po', però vorrei farne vedere uno, secondo me, interessante. Cioè, spero di aver preso... No, ho preso lo sheet sbagliato, perdonatevi. Perché stavo lavorando su un po' di sheet e... Oh, bello. Aspettate, perché il Mac è molto cattivo quando devi fare lo sharing. Non prendetelo mai per fare queste cose. Mio consiglio spassionato. Me ne guardo bene, io poi sono un paleolitico dal punto di vista informatico, quindi... Ecco. Fantastico. Ditemi se si vede qualcosa. Sì, perfetto.
Allora, io vado su questo dato. Il primo che vi voglio far vedere è una regressione lineare sulla crescita e il deficit surplus. E semplicemente sembrerebbe che il rapporto tra il deficit e il surplus, quello che è, e la crescita o decrescita, vabbè, io adesso l'ho fatto in 2 secondi e mezzo, bisognerebbe nominarlo in modo molto più corretto questo grafico, però sembrerebbe che ci sia un R-quadro che onestamente a me non è che fa intendere che più deficit o più surplus uguale più crescita o meno crescita. Anzi, volendo guardare qua, punterebbe che più surplus ho, più crescita io abbia e non l'incontrario. Quindi mi sembrava un po' assurdo tenere soltanto questi due elementi come la base del discorso. Quindi io non voglio dire che se io faccio surplus allora avrò la crescita, ma semplicemente che mi sembra un discorso che non sta insieme. Quindi ci sono molti più concetti dietro la crescita e molti più concetti dietro il deficit. Quindi questo è il primo tema che volevo sottolineare. E tra l'altro facendo anche una correlazione molto semplice tra i dati relativi a 28 paesi europei, la correlazione media, che vabbè, correlation is not causation, lo sappiamo tutti, però la correlazione media è 0,27. Cioè che ancora una volta mi pare che non ci sia, ecco, una correlazione tra questi due temi, che spesso e volentieri invece vengono proposti come correlati, strettamente correlati, come se uno sia determinato dall'altro. E io credo invece che questi dati, che sono pochi, ci mancherebbe, bisognerebbe prendere serie storiche molto più lunghe, ci dicono comunque, ci fanno capire più o meno che probabilmente non è proprio così, o comunque non è sempre così. Quindi grazie mille, volevo dare due robe mie. Io lascio un 10 minuti a Matteo e poi 10 minuti a Marco per chiudere. Ok, vi va bene? Perfetto. Ma penso siano anche troppi, guarda. Comunque, Vabbè, insomma, chiudete. massimo Take your 10, guarda. time. Chiudo io con il mio ultimo. Un attimo, metto il timer. Il mio ultimo intervento. Allora, Marco, ti chiedo di spiegarmi un attimo queste due fotine che ho dei tuoi tempi, non dei nostri. Allora, la prima è questa qui. La nostra lira, come hai detto tu, era così tanto richiesta dallo Stato italiano, scusa, dai cittadini italiani. Perché gli stessi cittadini italiani non si fidavano e avevamo bisogno di questo? Di questo prestito franco-tedesco di 1 miliardo di dollari all'Italia? O ancora, i tedeschi non si fidano dell'Italia, vogliono subito 515 tonnellate di oro e così via. Perché eravamo costretti a prendere a prestito da altri paesi, in quanto i nostri stessi cittadini non si fidavano interamente della nostra moneta. Questo ha portato infatti, da fine anni 70, un'uscita di capitali che poi si è praticamente riversata nel 92, perché lo SME, sono d'accordo anche io che fu un errore, un erroraccio, ma non perché lo SME, i cambi fissi e tutto quanto, semplicemente cosa pensano le politiche italiane? Dato che la nostra moneta continua ad essere troppo volatile, troppo poco debole, agganciamola a qualcosa di più stabile in modo da evitare che continui questo suo trend di volatilità, continuando però a fare politiche non sostenibili. Se tu agganci la moneta e continui a fare politiche non sostenibili, le tue riserve pian piano se ne vanno. Le tue riserve pian piano si vanno esaurendo ed è quello che è successo all'Italia ed è anche quello che è successo all'Inghilterra, è quello che successe all'Argentina pochi anni fa ed è quello che presto succederà anche alla Turchia, a meno che non vada su un sentiero di crescita sostenibile. Ed è una cosa normalissima. Infatti, se guardiamo, e prendo il tuo esempio della crescita italiana, tu hai detto l'Italia dal secondo dopoguerra praticamente è sempre cresciuta, quindi prima dell'euro l'Italia cresceva tantissimo, dopo dell'euro l'Italia non cresce, o poco prima dell'euro quello che è. Questo determina un vizio, anzi due vizi grandissimi. Il primo, tu stai affermando che la crescita fosse apparentemente stabile e alta prima dell'euro, per cause probabilmente di assenza di euro, e poi arriva l'euro e quindi va tutto male. Basta ragazzi, cercate voi a casa Trading Economics, dalle GDP Annual Growth Rate, e guardate praticamente come da fine anni 50 il tasso di crescita italiano fosse molto alto. Fate una piccola regressione, era intorno al 5%, facciamo, di media fino agli anni, quant'è? Gli anni, fino a metà degli anni 70. E poi che cosa succede? Tutti quelli che conoscono la teoria della crescita sanno che 1/3 della crescita viene da tasso di risparmio e 2/3 della crescita vengono da produttività praticamente, quindi da dotazione tecnologica. Noi in quegli anni avevamo anche una piccola componente di crescita a livello demografico che un po' ci sosteneva. Avevamo il baby boom e ciò che derivava dal baby boom che pian piano si è andato esaurendo. Quindi quella fonte di crescita è andata, diciamo, fine anni 60 esaurendosi, tra l'altro in concomitanza con l'autunno caldo. E proprio dall'autunno caldo successero delle cose. La crescita italiana iniziò a stabilizzarsi, e stabilizzarsi a ribasso però. Stabilizzarsi a ribasso e quindi si iniziò con tanto deficit, tanta spesa pubblica, tanto debito e quello che si pagava in inflazione prima dell'81 si è poi pagato in tassi di interesse più alti. Ripeto, non si scappa dal mercato, non c'è la formula magica per evitare disoccupazione, evitare tassi alti, evitare questo, quest'altro e avere la piena occupazione. È che è pure una fettina di culo, ragazzi, posso dirlo. Sempre sul fatto del
era conveniente investire in titoli di Stato, ma siamo. Ragazzi, mettete a comparare due cose: rendimento dei titoli di Stato italiani in quegli anni e tasso di inflazione. Andate semplicemente a scoprire qual era il rendimento reale, ed era negativo prima dell'81. Il rendimento reale di titoli di Stato italiano era negativo. Poi ci si è aperti giustamente al mercato perché era insostenibile quel sistema. E cosa è successo? Semplicemente il tasso di interesse italiano si è adattato al rischio paese. Il rischio paese era alto, il tasso di interesse era alto. Quindi parliamo di monetizzazione, va bene, torniamo prima all'81, prima dell'81. Torniamo prima dell'81, ma semplicemente pagheremo l'inflazione perché vedremo un ammontare di moneta sempre di quantità sempre maggiore messa nell'economia. Certo, si potrà dire, ok, ma finché non c'è la piena occupazione non ci sarà inflazione. Ho argomentato che questo è falso. Lo dimostrano i paper, lo dimostra la ricerca scientifica di prende decenni, dagli anni 50 questo. Se poi, ripeto, qualcuno che un Thomas Fazi, che l'economia non l'ha studiata, crede di aver trovato la moneta filosofale per risolvere i problemi che attanagliano le nostre economie da secoli praticamente, ragazzi, io non vedo l'ora di mettermi da parte qualora fosse tutto vero, sinceramente. E ripeto, è molto molto pericolosa tutta questa dialettica, perché i dati lo dimostrano, i dati smentiscono tutto quanto. La crescita italiana perché è ferma da quant'è? Ormai più di 30 anni in realtà. La crescita 20 anni italiana è ferma da più di 30 anni per un all'euro, motivo. dall'aggancio all'euro, Quello che dice è falso, perché la TFP è molto più, e non solo la TFP, ma anche la crescita. alla TFP, corretto. Silenzio, silenzio, per favore, è il tuo tempo. Rispondo dopo. Esatto. Quindi la crescita italiana in realtà si ferma da già prima dell'euro, si ferma dal più o meno dal 92, e anzi, se guardiamo i grafici, anche leggermente prima, da fine anni 80. Perché? Perché semplicemente non abbiamo mai fatto i conti a casa. Dal 92 al 99 più o meno, ci fu un grandissimo sentiero di sostenibilità tra crescita derivante dall'entrata virtuale nell'euro, crescita non, sia chiaro, non del. Non del PIL o della produttività, ma degli aggregati in senso di bilancia commerciale, che hanno probabilmente basato i presupposti dell'attuale bilancia commerciale in surplus. E dire che abbiamo 60 miliardi quindi di bilancia commerciale in surplus da mangiare a discapito proprio della crescita, perché dobbiamo aumentare l'import, dobbiamo fare questo, aumentare questo e quest'altro, ragazzi, io sinceramente non so tutto questo da dove venga, ma è molto divertente. E vado concludendo, che anche in anticipo, così finiamo anche prima la live. Basarsi su questi assunti senza uno straccio di prova, perché ragazzi, gli economisti della MMT, Randall Gray, Bill Mitchell, la Kelton, Mosler, o il signor Galbraith, figlio di John Kenneth Galbraith, uno dei più grandi economisti che si sta rivoltando nella tomba, sono tutti economisti che stanno praticamente al margine, tutta gente che dopo 50 anni, 40 anni, quello che ha passato in un'università mediocre. Hanno detto, ma a me non mi si fila neanche mia moglie. Cosa faccio? Mi butto su una teoria strana, così magari ho un audience, così come l'hanno fatto anche in tantissimi, anche in Italia. E ripeto, lo studio più importante sulla MMT ha 20 citazioni, ed è uno studio che la stronca in toto. Quindi c'è un motivo se la MMT non ha mai preso piede e mai lo prenderà in maniera seria. Perché uno, nessun paese ha mai adottato la MMT. Quindi io mi chiedo, ma sono tutti i paesi stupidi che non l'hanno adottata? Cioè, abbiamo davvero bisogno di alcune persone che dicano, no, guarda, basta fare questo. E loro dicono, ah, ma c'hai ragione, come ho fatto a non pensarci prima? Io che mi basavo su dei modelli che, guarda, mannaggia. Io che mi basavo sull'econometria, che scemo, pensa. E ancora, c'è un motivo se la MMT non è mai stata presa seriamente. Semplicemente perché a livello accademico, a livello professionale, ma non c'è neanche senso di parlarne. Davvero, ok, stiamo facendo questa live da quant'è? Da 2 ore. Ma tanto dopo questa live torneremo alle nostre casucce, dalle nostre mogli, dalla nostra cucina a cucinare e tutto il resto. E vedremo i problemi dell'economia italiana, che saranno sempre gli stessi, non perché non abbiamo la MMT, ma semplicemente perché noi ci rifiutiamo di prenderci le nostre responsabilità. E cerchiamo, come sempre, queste scappatoie. Vi cito per chiudere uno scritto sempre di John Kenneth Galbraith, che dice: ci sono alcune lezioni economiche che non si imparano mai. Una è quella che è indispensabile la più profonda diffidenza verso l'innovazione nelle materie che interessano la moneta e più in generale il campo della finanza. Continua infatti a persistere l'idea che debba esistere una qualche maniera, rimasta finora sconosciuta, di risolvere grandi problemi sociali senza sacrifici. Ma la verità pura e semplice è che questa non esiste. Gli ingegnosi progetti monetari e finanziari si rivelano infallibilmente, e non si conoscono eccezioni alla regola, inefficaci, quando non si tratta di frodi ai danni del pubblico, che non di rado si ritorcono sugli stessi che li hanno concepiti e attuati. Quindi c'è lo stesso Galbraith, decine e decine di anni fa, e sia chiaro, non è il primo deliberista, ma anzi, lui è stato un grandissimo keynesiano, già lo ammetteva, perché già negli anni 50 si parlava di MMT con altri nomi. Tutta questa MMT, dalla quale Mosler ha copiato semplicemente perché ha visto che oggi negli anni 2000 nessuno ne parlava, quindi ha detto, ok, divento famoso per qualcuno e do un senso alla mia vita.
Umberto, scusa, grazie mille. Umberto, sì, scusa, posso fare una domanda di 3 secondi a Marco? Devi, per lasciargli la parola. Figurati. Sì. Marco, scusa, i buoni di sconto fiscale, che appunto, come appunto hai detto prima, sono un'applicazione pratica della MMT, che riflessi hanno avuto nel contesto legislativo italiano? Cioè c'è qualcosa che assomiglia a questa cosa qui che è già diventata legge? E che rapporto c'è con quello che è già diventato legge con i buoni di sconto fiscale? Perfetto. Così rispondi e andiamo anche in chiusura e salutiamo anche perché ormai è 17:59. Dai, speriamo soltanto di 10 minuti magari. Quanti minuti ho, Umberto, per regolarmi? Vai, 10 minuti. Io vorrei chiudere a 18:10 anche perché abbiamo una live ancora stasera. Quindi. Perfetto, continuiamo in calcio. Vorremmo anche mangiare e fare un aperitivo. Faccio un commento sulla situazione semi scherzoso, sulla situazione di Galbraith che ha fatto Matteo. È una perfetta descrizione dell'euro. Se c'è un esperimento che tutti gli economisti di tutte le scuole di pensiero, da Kaldor a Friedman, a Dorbusch, a Godley, a tanti altri, dicevano era completamente privo di senso economico, era proprio l'euro. Effettivamente, in questo caso, bisogna dire che Galbraith ha detto una cosa che si è rivelata piuttosto azzeccata. Sulla domanda di Francesco, applicazione del contesto italiano, esiste già uno strumento che è l'ecobonus 110%, che in realtà è un'applicazione del concetto di moneta fiscale. Sostanzialmente è la possibilità di vedersi attribuire dei crediti utilizzabili nei confronti dell'erario se si effettuano certi interventi di ristrutturazione immobiliare che migliorano il profilo di qualificazione energetica, di impatto ambientale, eccetera, eccetera, nell'ambito appunto di ristrutturazioni immobiliari. Sta suscitando un grandissimo interesse, movimenterà probabilmente 1 miliardo di euro di lavori complessivi, che sono tanti per quel comparto, purtroppo sono noccioline rispetto alle esigenze effettive dell'economia italiana. Però è un test estremamente significativo. Tra parentesi, sul sito del Ministero dell'Economia trovate linkato uno studio della LUIS che ha stimato che è anche una manovra deficit neutral, quindi anche dal punto di vista dell'impatto sul deficit, se mai il deficit dovesse essere realmente la variabile da tenere sotto controllo, sostanzialmente è stimato ripagarsi da sé. Quindi mi sembra un esempio significativo. Sui punti precedenti, correlazione deficit crescita, tu Umberto hai mostrato dei dati prima, ricordiamoci che questa correlazione però è misurata ex post. Il punto è che se tu immetti capacità di spesa, immetti moneta nell'economia, è vero che aumenti il deficit, ma appunto perché stimoli la crescita, poi in misura significativa il deficit rientra. Quindi questo è il motivo per cui misurato ex post non trovi una correlazione elevata. Quando poi vai a vedere la situazione dell'intero contesto dell'Eurozona o dell'Unione Europea 27-28, teniamo conto che ci sono metà dei paesi aderenti all'euro, per cui l'euro è un vantaggio. Ci credo che la Germania riesce a crescere nonostante un surplus di bilancio, almeno prima del Covid, e non un deficit. Fa l'8% di surplus commerciale, il potere d'acquisto viene da lì. Ma vi rendete conto che non tutti i paesi al mondo possono fare l'8% di surplus commerciale? L'Italia fa il 3,5% e non è che sono i 60 miliardi che citavo prima, non è che si può evidentemente portare l'intera eurozona a una politica mercantilistica spinta, poi creiamo delle distorsioni e dei problemi con tutti i nostri partner geopolitici a partire dagli Stati Uniti. Sull'articolo che ha mostrato prima Matteo relativo al fatto che chiedessimo prestiti esteri in valuta degli anni 70, è molto semplice: questi prestiti esteri in valuta non servivano né a finanziare il deficit pubblico né a finanziare l'importazione, servivano a costituire riserve valutarie per cercare di sostenere il cambio della lira. Perché durante gli anni dello shock petrolifero si stava cercando una politica di contenimento dell'inflazione e questa politica di contenimento dell'inflazione si riteneva che dovesse andare di pari passo con una stabilizzazione del cambio. Il risultato qual era? Che le riserve valutarie venivano effettivamente rimpinguate con i finanziamenti esteri, venivano bruciate nei tentativi di sostegno e poi alla fine la lira si svalutava lo stesso. Quindi erano finanziamenti perfettamente inutili. Quindi semplicemente una politica figlia ancora del concetto di vedere la svalutazione del cambio non un fatto fisiologico legato a differenze dei tassi di inflazione che tra paesi esistono, ma come un qualcosa da evitare come la peste bubbonica. Evidentemente è stato un errore. La flessione della crescita che è stata citata, è vero che l'Italia ha avuto dei tassi di crescita in rallentamento dopo il boom economico degli anni 50-60, ma in rallentamento come lo sono stati in tutto il mondo occidentale, e questo in parte sicuramente è anche dovuto al fatto che via via che crescono i livelli di reddito pro capite c'è un effetto di produttività marginale del capitale, eccetera, eccetera, che tende a
plafonarsi. Il punto però è che il delta di reddito pro capite, di produttività del lavoro, che è quella che conta, non la total factor productivity, che è un indicatore estremamente inaffidabile, dell'Italia verso il resto dell'Europa occidentale, è andato ad allargarsi in maniera drammatica dalla seconda metà degli anni 90 in poi, esattamente dal momento in cui l'Italia si è agganciata all'euro. E non è stato solo, o neanche a mio parere prevalentemente, un problema di fissare il cambio, ma un problema di essersi sottoposti a politiche fiscali costantemente restrittive per centrare i famosi parametri di Maastricht, quanto meno il 3%, perché il 60% di debito pubblico PIL ovviamente non è mai stato centrato. Direi che forse ho coperto abbastanza rapidamente tutti i punti. Cito solo che a un certo punto Matteo ha detto: abbiamo quasi 60 miliardi di surplus cominciare da mangiare, ma nessuno li vuole mangiare. Io sto dicendo che la proposta che abbiamo formulata prevede sostanzialmente una combinazione di interventi mediante l'emissione di strumenti fiscalmente utilizzabili, quindi moneta fiscale, buoni di sconto fiscale, certificati di compensazione fiscale, rivolta da una parte al sostegno della domanda interna e dall'altra al miglioramento della competitività delle aziende via riduzione del cuneo fiscale, in maniera da mantenere le cose in equilibrio. Non vogliamo fare una politica di espansione del surplus commerciale, non vogliamo neanche fare una politica di peggioramento dei conti con l'estero. Il fatto che abbiamo un cuscinetto di 60 miliardi vuole semplicemente dire che una manovra di questo tipo ha dei margini significativi, quando anche poi i parametri non fossero perfettamente azzeccati fin da subito, poi possono essere regolati. Nel momento in cui emettiamo uno strumento come la moneta fiscale, abbiamo sostanzialmente due manopole su cui intervenire: da un lato il sostegno della domanda interna, dall'altro il miglioramento via riduzione della fiscalità sulle aziende, via abbassamento del cuneo fiscale. Questo senza bisogno di rompere l'euro, senza bisogno di svalutare. E l'unica conclusione è che Matteo batte sul fatto che siamo dei pericolosi avversivi, scusami, lasciamelo sintetizzare così scherzosamente, però tu anche un po' seriamente dici: proponiamo tesi pericolose. Cosa ci possa essere di pericoloso quanto quello che è stato fatto in Italia tra il 2011 e il 2013? Rendiamoci conto dell'impatto delle manovre restrittive prescritte, tra virgolette, dall'Unione Europea. Prima, aprile 2011, primo pacchetto restrittivo ancora governo Berlusconi. Seconda fase, settembre del 2011, dopo la lettera BCE, Draghi-Trichet. Terza fase, dopo che Monti va al governo. Abbiamo avuto 13 trimestri consecutivi di contrazione del PIL. Abbiamo avuto il raddoppio della povertà assoluta, da 2 milioni e mezzo a 5 milioni di persone. Abbiamo avuto decine di migliaia di fallimenti. Uno dice: però abbiamo rimesso a posto i conti pubblici. Abbiamo portato il rapporto debito-PIL dal 116 al 129%. È stato un fallimento sotto tutti i profili. E quelli pericolosi saremmo noi. Ho chiuso. Bene, possiamo andare a chiudere. Ci sono alcuni punti che sicuramente che hai sollevato in questa conclusione che meriterebbero sicuramente una risposta TFP e riduzione anche di spesa. Io ho molti dubbi, però non voglio tediare, siamo già andati oltre i 7 minuti, eventualmente poi ci faremo, se ci sarà modo, un'altra puntata, giustamente, anche se su questi temi noi ci siamo già ritornati, quindi basta semplicemente cercare nel canale cos'è la TFP e come sono andati, come è andata la spesa pubblica in Italia in quegli anni, e quindi non ci tengo neanche a ribadire, a ribattere, perché sarebbe sbagliato, ecco, nei confronti di chi è che ha seguito di altri e che ha partecipato. Ringrazio moltissimo, voglio solo scusarmi, esatto, con Matteo, perché un paio di volte trascinato dal fervore l'ho interrotto. Ci siamo comportati. Mi devi rapire questo, Marco, allora. Volentieri. Se volete fate post live, prendete la birretta, vi sedete e facciamo anche il terzo tempo, non è quello il tema. La Roma adesso, mi dispiace. C'è Lazio Roma? Roma Bologna. Va bene. Niente, io ringrazio chi si è seguito fino adesso, ringrazio chi è intervenuto e insomma vi auguro una buona serata. Vi ricordo che questa sera 21:30 Fatale Accardi parlano di welfare, cos'è il welfare e tante altre belle cose. Quindi se volete rimanere ancora con noi su Twitch di Liberi Oltre ci trovate e insomma buona serata a tutti. Ciao ciao. Arrivederci. Grazie a tutti.